Eccoci pronti con tante notizie, tanti ospiti, tanti collegamenti. Eccoli i nostri inviati, Testis, Chiesari e Sappino pronti. Torna a trovarci il professor Matteo Bassetti. Faremo il punto sulla situazione dei vaccini. Si parte il 27 di dicembre, è ufficiale. Poi verrà a trovarci per rispondere a tutte le domande politiche, sanitarie, di rapporti all'interno del governo, l'uomo del giorno, il ministro Boccia. Cominciamo con Andrea Purgatori, Tiziana Panella è qui dietro le quinte, a tra pochérrimo. Eccoci qua, buon pomeriggio, bentrovati e bentornati a Tagadà, buon pomeriggio ad Alessio Orsinger. Buon pomeriggio Tiziana e buon pomeriggio a tutti. Allora, mentre ci avviciniamo, ormai è vicinissimo il Natale, il governo cosa fa? Fa la verifica e allora Conte sta incontrando le delegazioni, ci dice tutto Luca Sappino. Luca. Sì Tiziana, è in corso infatti uno degli incontri di Giuseppe Conte con le delegazioni dei partiti di maggioranza. Sul tavolo un pezzo della verifica di governo, cioè il documento del governo sul recovery fund, con la famosa governance che tanto fa litigare gli alleati. È in corso il tavolo con l'EU, ci sono i capigruppo e i sottosegretari, diciamo, del partito del ministro Speranza. È invece uscito da poco la delegazione di Matteo Renzi, di Italia Viva, capitanata dalla ministra e capodelegazione del governo, Teresa Bellanova. L'incontro direi è andato benino, perché la prima frase che ha consegnato Bellanova a noi, diciamo che in un capannello piuttosto ordinato abbiamo fatto sotto Palazzo Chigi, ha detto: il Presidente del Consiglio finalmente ha preso atto delle nostre richieste. Direi che come ramoscello di ulivo dobbiamo accontentarci. E poi ti volevo riferire di una domanda molto scomoda fatta dal collega Enrico Lucci alla ministra Bellanova, perché citando il precedente di Enrico Letta gli ha chiesto se Giuseppe Conte può stare finalmente sereno. Tu come avresti risposto? Serenissimo. Bellanova ha detto: noi vogliamo che il paese possa vivere in serenità. Non so se è una buona notizia per Conte, ma insomma un timido passo avanti. Grazie Luca, grazie per il momento, poi ovviamente ci aggiorni strada facendo. Nel frattempo, dicevo, sta arrivando il Natale, ma soprattutto sta arrivando il 27 dicembre. E il 27 dicembre è il giorno in cui cominciamo a vaccinarci, ovviamente. L'abbiamo già detto, sarà una giornata sostanzialmente simbolica, ci saranno delle persone che verranno vaccinate, ma non tantissime, perché arriveranno in Italia più o meno 1000 dosi del vaccino Pfizer, per il quale ieri è arrivata l'autorizzazione dell'EMA. E però da quel momento si comincia a fare sul serio, cioè da quel momento poi partirà il piano vaccinazione. Allora noi ci siamo chiesti: ma quelli che il Covid ce l'hanno avuto come stanno messi a immunità? Perché sappiamo che c'è un certo numero di persone che si è contagiato nuovamente. Faremo un approfondimento. Intanto Elena Testi. Elena. Buon pomeriggio Tiziana, io mi trovo di fronte all'ospedale San Matteo di Pavia. Perché? Perché può darci una risposta alla domanda che tu ti sei posta e che tutti ci poniamo, cioè: chi ha già avuto il Covid deve essere vaccinato o dovrebbe essere vaccinato per ultimo? E soprattutto, è possibile prendere il virus due volte? Allora, il San Matteo di Pavia è in grado di rispondere in maniera preliminare a questa domanda grazie a uno screening costante fatto ai propri medici, quindi ci darà le percentuali, ci spiegherà perché effettivamente qualcuno si reinfetta, quindi riscontra il virus due volte, e risponderà anche alla domanda: dovranno fare il vaccino per ultimi? Dovrebbe essere questa la prassi? Ebbene, noi parleremo con il professore Fausto Baldanti dal suo laboratorio di microbiologia e virologia, dove sta portando avanti appunto questi dati e questo studio. Perfetto, allora più avanti torniamo da Elena Testi. Nel frattempo, dicevamo, vaccini, stiamo cercando di raccontarvi tutto quello che abbiamo capito noi e stiamo provando a capire insieme a voi come andrà questo piano vaccinale. Quello che abbiamo capito è che certo è che l'ultimo miglio è di pertinenza delle regioni. Oggi ce ne andiamo in Campania e siamo con Alessio Schesari. Alessio, eccoci.
Esattamente Tiziana, sono all'ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore, provincia di Napoli. Hai detto ultimo miglio, quello che proviamo a fare oggi è percorrere quest'ultimo miglio metro dopo metro. Facendo che cosa? Utilizzando questo disciplinare dell'EMA pubblicato solamente ieri sul vaccino Pfizer. Allora, entriamo un attimo in farmacia ospedaliera. Qui arrivano le consegne del vaccino della Pfizer, che vengono conservate, lo sappiamo molto bene, in un frigo del genere. La temperatura di stoccaggio, meno 60, meno 90. Quella è una delle famose, è una simulazione di una pizza, ovvero sia del contenitore con tutte le dosi al suo interno. Si fa uscire dal primo frigo e si mette nel secondo, che ha una temperatura tra i 2 e gli 8 gradi. Qui deve rimanere almeno due ore, anzi non almeno, esattamente 2 ore per essere scongelato. Questa è un'altra pizza di vaccini che invece, lo vedi, viene posta in un contenitore isotermico, già stata scongelata. Da questo momento in avanti ci sono 6 ore e solamente 6 ore per andarlo a preparare ed inoculare. Va anche protetto in questa fase dai raggi ultravioletti e dalla luce del sole. Qui lo vedi, la dottoressa Bacino sta maneggiando tutto quanto con grande cura, perché lo sappiamo, il vaccino non è stabilizzato e quindi si può rovinare facilmente. Entra in ospedale nelle sale vaccinali, poi la seguiremo. Perfetto, allora più avanti torniamo da Alessio Schiesari. Io do il buon pomeriggio ad Andrea Purgatori, conduttore di Atlantide, volto noto di questa rete. Ben trovato Andrea. Buon pomeriggio a voi. Alessio, cominciamo da? Dalla prima pagina del Corriere della Sera, che fotografa la situazione tra governo e variante del virus. Il virus cambiato, eccolo lì, test su 44.000 italiani, controlli per chi è partito da Londra. Segnaliamo anche che proprio in questi momenti c'è una polemica per le persone che sono rimaste a Londra e che non riescono a tornare e che si sono rivolte ai ministeri italiani competenti per richiedere aiuto. Allora, due questioni, Andrea. La prima questione che ti pongo è, la pongo al conoscitore di quegli spazi bui che spesso si creano tra paesi: da quanto tempo lo sapevano a Londra e non solo a Londra? E ce l'hanno detto subito oppure no? Perché insomma in molti sostengono che lo sapessero da qualche mese e se lo sono tenuto per loro. Prima domanda. Seconda questione, facciamo un pronostico. Gli italiani che sono rimasti fermi lì ci restano per tutte le feste? Prego Andrea. Ma non so, è difficile dire da quanto tempo gli inglesi fossero a conoscenza di questa mutazione. Io ricordo di aver parlato qualche mese fa con uno scienziato, il quale mi aveva detto che questo virus ha 30.000 basi e che inizialmente la sua mutazione era stata soltanto di 6 basi, quindi minima. Il fatto che sia cambiato così rapidamente mi preoccupa, ovviamente, e preoccupa tutti. Adesso mi pare che ci rassicurino dicendo che sostanzialmente questo vaccino dovrebbe essere efficace anche nella mutazione. Credo che, diciamo, navighiamo un po' a vista su questo. Dovremmo capire, ci sono molte cose tra l'altro sul vaccino che non sappiamo, no? Neanche la durata, che efficacia ha, per quanto tempo ci consentirà di essere immuni, non lo sappiamo. È una delle variabili su cui penso che dovremmo aggiornarci giorno per giorno. Ci sono degli studiosi italiani che la mutazione l'hanno già studiata, la stanno studiando, ma si erano portati in vantaggio da qualche settimana. Noi li intervisteremo e ci spiegheranno meglio in che cosa consiste. Abbiamo addirittura la fotografia della mutazione, però insomma appunto ci arriviamo nel corso della puntata. La seconda domanda: che fine fanno gli italiani che sono fermi lì? Ma io mi auguro che il nostro governo abbia predisposto un piano di rientro. Se ricordi, una situazione analoga si verificò con la Cina, con la prima ondata, non solo con la Cina. Quando furono bloccati tutti i voli c'era gente che era rimasta in Sud America. Certo, in giro per il mondo. In Asia. Ci misero alcune settimane prima di tornare. Io mi auguro che questa, diciamo, operazione di rientro venga fatta il più presto possibile. Comunque credo che questo Natale se lo dovranno scordare. Ecco, mi riaprite per favore Luca Sappino. Luca, mi è venuto un dubbio, al momento chi c'è con Conte?
Al momento c'è la delegazione di Liberi Uguali, Tiziana. Ok, e dopo Liberi Uguali ci sono altri vertici, contano diciamo pure quelli carbonari, dei quali certamente tu hai notizie. Allora, per oggi dovremmo scamparla, però Tiziana, meno male che Tagadà continua ad andare in onda anche durante le feste, perché nei primi giorni della prossima settimana, già lunedì, Italia Viva si dovrebbe ripresentare qua e con lei tutte le altre delegazioni di governo con il documento, diciamo, di commento alla riunione di oggi, e dovrebbe partire un nuovo ciclo di vertici tra forze politiche. Questo perché è intenzione del Presidente Conte, lo sappiamo, approvare l'organizzazione del Recovery Fund prima del 31. Vediamo se gli sarà concesso, anche perché prima Bellanova, ti dico solo questo, ci ha confermato una notizia forse non proprio buona, che nella bozza nuova del recovery presentata da Conte questa mattina Italia Viva sono ancora 9 i miliardi per la sanità, non sono cresciuti, e allora Bellanova dice va bene se restano 9, però allora a fianco dobbiamo metterci l'apertura della linea di credito del MES. Certo, la parola magica, diciamo. Quindi quella che serve a tranquillizzare, no, Andrea? C'è una mutazione anche nel governo, non soltanto nel virus, mi pare, no? Una mutazione, dici che c'è? Beh, mi pare che ci sia in corso una mutazione, sì. Vediamo pure quanto dura, perché sai che alle volte le mutazioni durano tra il Natale e la Befana. Sì, vediamo se c'è un vaccino, anche se trovano il vaccino per far durare questo governo. Ma secondo te, posto che il panettone se lo mangiano, la calza della Befana magari con un po' di carbone, secondo me pure arriva, poi la colomba? Ma guarda, io credo che diciamo su questa apertura di Conte rispetto a tutte le varie componenti, sì, cosa che prima c'era stata in maniera molto relativa, se non addirittura scarsa, abbia pesato molto una cosiddetta moral suasion da parte del Quirinale. Cioè in questo momento l'unica cosa che dobbiamo evitare è una crisi di governo, che però non so fino a che punto potrà essere scongiurata. Ho la sensazione che questa situazione porti comunque a qualche novità all'inizio di gennaio o alla metà di gennaio. Andiamo in pubblicità, ricordiamo il numero, viene a trovarci il professor Morrone, Alessio. Quindi oggi domande di carattere medico, iniziate a prenotarvi 0601 90 80 96. Per chi vuole fare domande via Twitter, l'hashtag all'esperto chiedo. Qualche minuto di pubblicità e torniamo per parlare con Andrea Purgatorio di tutte le notizie che stanno arrivando e per molte altre cose. Tra poco. Eccoci qua di nuovo in studio, siamo in compagnia di Andrea Purgatori, Alessio Orsinger è arrivato al tavolo, quindi cominciamo ad aprire un po' di siti online, Alessio. Partiamo da un'agenzia che è arrivata poco fa, mentre era appena iniziata la nostra diretta, che riguarda il nostro Natale e l'approccio delle forze dell'ordine, dei prefetti, del Viminale nei confronti delle misure che sono state prese. Questa è una circolare inviata dal capo di gabinetto ai prefetti per la corretta interpretazione delle misure. Vanno predisposti dei servizi efficaci che garantiscano la corretta osservanza dei divieti previsti dal decreto di Natale, in particolare controlli lungo le arterie di traffico in ambito cittadino per prevenire possibili violazioni alle restrizioni alla mobilità e situazioni di assembramento o di mancato rispetto del distanziamento interpersonale. E allora Andrea, però proviamo a ragionare, no? Mentre gli assembramenti per strada, mi è chiaro, li vedi e puoi controllare, evitare che si creino. Diciamo, nelle abitazioni private immagino che non entreranno i vigili, nella polizia, nei carabinieri, e soprattutto una volta che vengono fermate le persone per strada, le persone si stanno spostando, quello che abbiamo capito noi con l'aiuto del professor Celotto in verità è che ci sono una serie di ragioni previste e quindi di deroghe al fatto che non ti potresti muovere. Perciò alla fine che controlli saranno dal tuo punto di vista? Ma secondo me queste sono delle precauzioni che servono come deterrente per evitare che... Cioè ti dico, diciamo, che ti controllerò. Sì, esatto, ti dico che ti controllerò, ti dico che ci saranno nelle strade, sulle strade, agenti di polizia, carabinieri, eccetera, che potranno magari effettuare dei controlli a campione, però diciamoci la verità, anche... In questo periodo, per esempio, di coprifuoco, è capitato
a te forse, ma anche a me, tornando dal lavoro, dagli studi, eccetera, la notte, io non ho trovato quella rete così pressante di controlli che c'era all'inizio nella prima ondata, e ho trovato una grande disciplina da parte della gente, non circola nessuno dopo le 22, cioè diamo atto anche alle persone. Ma il concetto di coprifuoco è passato, e infatti quello che preoccupa me è il fatto che ci siano una serie di deroghe al fatto di non potersi spostare ad esempio tra comuni, al fatto di non potersi spostare tra regioni. E quindi alla fine, siccome sto rispettando le regole, secondo me ci sarà molto più movimento e anche l'impossibilità di controllare, nel senso, io posso anche controllare, ma se mi hai permesso di andare in due persone a casa dell'amico o del parente, io ti dico che sto andando a casa dell'amico o del parente e passo, evidentemente, no? Quindi, mentre la regola delle 22 è una regola chiara e netta e secondo me è anche più facile rispettarla, le altre con tutte le regole diventa un pochino più complicato. Ma soprattutto, superate queste feste, che cosa succederà? C'è intanto un allarme, no? Sì, che arriva da chi i numeri li studia, in questo caso è l'ISPI, Matteo Villa, andiamo sul suo profilo Twitter. Natale si avvicina, ma tra oggi e domani sarà un giorno triste. I decessi ufficiali della seconda ondata di Covid-19 in Italia supereranno quelli della prima, quindi questo è l'aspetto numerico, ma i numeri hanno anche una loro qualità, in questo caso una qualità che porta sofferenza e dolore. La reazione della politica, dicevamo, ti faccio vedere Sandra Zampa, sottosegretaria al Ministero della Salute, dovremmo avere una sua dichiarazione, eccola qui. Alla fine delle misure di Natale si torna alle zone colorate, giallo, arancione e rosso, sicuramente dovremo continuare con quel modello. Non è d'accordo una persona che lavora con Sandra Zampa e col Ministro Speranza, che è Walter Ricciardi, un professore di igiene pubblica che è appunto consulente del Ministero, commentando la variante inglese del coronavirus. Ha detto serve un lockdown di 2 mesi perché i casi aumenteranno. Ecco, allora esprimiamo un desiderio insieme, Andrea, esprimiamo il desiderio per il nuovo anno. Io per il nuovo anno vorrei che si mettessero d'accordo, che magari ci dicessero una cosa, che quella cosa fosse chiara, perché insomma è curioso, no, che anche il messaggio che arriva dalla politica, in questo caso alla politica insieme da quelli che danno suggerimenti alla politica, non è un messaggio univoco, secondo me non ci fa bene, siccome siamo tutti stanchi, magari avere un messaggio dritto, chiaro, netto, uno, sarebbe una cosa piacevole per il nuovo anno. Prego Andrea. Ma sai, il problema delle contraddizioni, diciamo, tra scienziati e politici ce lo stiamo portando avanti da mesi. Quello che secondo me è mancato in quest'ultimo periodo è mancata la consapevolezza di ciò che sta accadendo. Ci siamo in qualche modo assuefatti al numero dei morti, ci siamo assuefatti alla possibilità che il contagio circoli in maniera più veloce e più drammatica di quanto non è accaduto prima. Se prestassimo un po' più di attenzione a quelli che sono i numeri quotidiani, forse ci renderemmo conto che stiamo, diciamo, giocando con una roulette, perché questo virus prende e tu non sai come potrai reagire. Può darsi che tu reagisca bene, può darsi che tu reagisca male. Io capisco gli scienziati e francamente, ora che siamo a un passo dal vaccino, un piccolo sforzo in più lo farei. E diciamo che tra le tante cose che non sappiamo ce n'è una che ci preoccupa più delle altre, ed è la questione scuola, perché appunto adesso siamo tutti concentrati sul Natale, poi passano le vacanze, ci avevano detto il 7 i ragazzi tornano a scuola, vero o falso? Intanto la ministra Azzolina, che ha scritto ieri una lunga lettera sul sito del Ministero dell'Istruzione per augurare alle professoresse e professori, alle studentesse e agli studenti un buon Natale, eccola qui, come vedete è molto lunga. Io vi leggo, ringrazia per l'impegno profuso e per il sacrificio. Leggo il passaggio finale. Ora l'impegno comune dovrà essere quello di riportare in classe tutti gli studenti e le studentesse che hanno bisogno di riappropriarsi dei loro spazi, di riprendere il cammino di crescita. E qui c'è la domanda impossibile, Andrea. Scuole aperte il 7 gennaio e soprattutto tu hai notizie di quali interventi sono stati fatti sui trasporti? Perché avevamo capito ad un certo punto che il problema erano i trasporti, all'inizio tema negato, diciamo. Poi però siamo arrivati a capire che erano i trasporti. Abbiamo risolto?
Non lo so, francamente ho visto molti annunci ma non ho ancora capito se hanno risolto oppure no. Il problema, guarda, della riapertura delle scuole è duplice perché riguarda gli studenti ma riguarda anche la possibilità per i genitori di poter lavorare. Quindi diciamo che sono due cose che vanno messe insieme. Tenere a casa gli studenti significa sostanzialmente impedire a almeno uno dei due genitori di poter proseguire nel lavoro. Ma vorrei dire un'ultima cosa, e cioè che per quello che almeno abbiamo sentito, abbiamo letto, abbiamo capito, I rischi maggiori non sono dentro le aule, sono all'esterno, quando i genitori si assembrano fuori dalle scuole. Quella è una forma di disciplina che bisogna rispettare di più. E siamo arrivati al premio? Siamo arrivati al premio Matteo Renzi alla carriera. Andrea sa che deve assegnarlo, esatto, no? Esatto, a tre candidati partirei. Com'è Matteo Renzi? Premio Matteo Renzi alla carriera. Okay. Col ministro Giuseppe Provenzano, una sua dichiarazione in radio questa mattina. Italia Viva, un partitino al 2%, non lo dico io, ma i sondaggi, eccolo qui. Da Italia Viva comunque dipendono molte cose, decisioni, capricci o ricatti di Renzi. Se il governo assicura le risposte è utile all'Italia. Poi Matteo Renzi stesso, che nella sua E-News parla della situazione politica che sta vivendo il governo, la palla è nelle mani di Conte, dipende da lui, accusa i fabbricatori di polemiche e aggiunge: il Presidente del Consiglio deve delle risposte all'Italia e non a noi. Chiudiamo con una parlamentare di maggioranza del Movimento 5 Stelle, Dalila Nesci. Matteo Renzi, come fece Matteo Salvini, vuole sfiduciare Giuseppe Conte. I 5 Stelle non abbandoneranno l'Italia in piena pandemia e crisi economica. Sono in atto le solite manovre per gestire la ricostruzione del Recovery Fund senza di noi e con i soliti metodi. Non lo permetteremo. Prego Purgatori, chi vince? Ma il premio è al peggio o al meglio? È quello che vuoi. Come vuoi tu. Noi siamo democratici in questo studio. Guarda, io mi ripeto, non mi sta simpatico Renzi, nel senso che ha sempre un atteggiamento a volte irritante, però ha posto delle questioni che secondo me ci sono, e quindi che il partitino sia del 2 o del 20% mi importa poco, quindi il premio lo do a Renzi. Oh, vedi, e poi tra l'altro, forse è il caso di dirlo, io lo chiederò al ministro Boccia che ci raggiunge più avanti nel corso della puntata. Non solo ha posto delle questioni, ma ha obbligato in qualche maniera Conte a fare un passo indietro su una cosa che in realtà abbiamo avuto la sensazione, però chiedo a te Andrea, non piacesse moltissimo neanche agli altri del governo, diciamo agli altri partiti di maggioranza. Cioè il Partito Democratico non è che proprio fosse contentissimo di quella famosa cabina di regia, della governance, del recovery, eccetera, eccetera, no? Diamo atto del fatto che in molti si sono nascosti dietro il dito di Italia Viva, perché le cose, le questioni che ha posto Renzi, e cioè l'esclusione delle istituzioni, del governo, del Parlamento, eccetera, dalla gestione di questo treno che chissà non passerà forse mai più con questa consistenza, sono questioni importanti. Questo non vuol dire, ma lo ha detto anche Renzi, che poi i ministri non abbiano necessità o addirittura la possibilità di avere degli esperti nei rispettivi campi di intervento dove verranno fatti. Sì, anche perché sembra che in quella direzione ci sia una richiesta dell'Europa, però altro è togliere proprio alla politica e alle istituzioni il loro compito. E affidarlo a una struttura piramidale che risponde soltanto al primo ministro, secondo me è un errore. Andrea, grazie per essere stato con noi. Intanto ti chiedo quando torna Atlantide? Atlantide non si spegne, nel senso che per questi giorni, queste due settimane di vacanze, continua a andare in onda. Domani sera abbiamo una serata speciale dedicata a Mario Monicelli, che è scomparso 10 anni fa, con due bellissimi film, Parenti Serpenti, che è un piccolo paradosso anche su quello che stiamo vivendo in questo momento, sì. Costretti o no? E con La ragazza con la pistola, con una stupenda Monica Vitti, che vinse anche un Oscar per il straniero. Grazie Andrea, grazie davvero e buon Natale, ci vediamo presto. Furi. Allora, mi riaprite Luca Sappino. Luca, domanda delle domande. Arcuri ha fatto sapere che non ci saranno modifiche, no, sul nostro piano vaccini, malgrado la questione della variante inglese. Me lo confermi?
Sì, non solo Arcuri, il commissario della Sanità, ha detto che non bisognerà modificare il piano, ma proprio pochi minuti fa gli uffici del commissario per l'emergenza sanitaria hanno diffuso una notizia, cioè che il 26 arriveranno effettivamente le prime dosi di vaccino, che saranno usate, come sappiamo, già dal 27. Saranno 9.750 dosi che verranno consegnate nel lab dello Spallanzani. 9.000, poi Luca, i successivi invii verranno invece 9.750 dosi. A rendere possibile questa consegna è la fine del processo di autorizzazione del vaccino, che oggi, Tiziana, ha il suo ultimo passaggio dovuto, quasi formale, perché tra qualche minuto in realtà ci sarà una riunione all'AIFA, l'Agenzia del Farmaco Italiana, che di fatto ratificherà già l'autorizzazione dell'EMA. E a tal proposito ti volevo dire che, diciamo, alle 4:30 ci sarà una conferenza stampa del direttore generale dell'AIFA Magrini e Giorgio Pelù, del presidente dell'Agenzia del Farmaco, che spiegheranno le ragioni per cui anche per l'AIFA va bene il vaccino, il vaccino. Ok. No, in realtà Garattini, ospite in questa trasmissione, ci aveva spiegato appunto che quella dell'AIFA è una ratifica, però certo è importante perché bisogna fare tutti i passaggi per poi poter accedere al vaccino. Do il benvenuto al professor Matteo Bassetti, infettivologo, direttore della clinica malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova. Il suo ultimo libro è Una lezione da non dimenticare. Ben trovato, professor Bassetti. Buongiorno, buongiorno. Come sta? Ma direi abbastanza bene, insomma. Senta, ma lei si ferma per Natale qualche giorno? Si riposa? Guardi, la verità è che per Natale non mi fermerò se non il giorno del Natale, perché io ho la fortuna di abitare molto vicino all'ospedale, quindi terrò sempre un occhio sull'ospedale per vedere come evolveranno ricoveri e contagi. Saluto Daniela Preziosi, firma politica di Domani. Ben trovata, Daniela. Ben trovata a te e a tutti voi, Tiziana. Anche oggi, come ogni giorno, siamo pronti a ricevere le vostre telefonate. Verrà a trovarci il professor Morrone. Ricordiamo ancora una volta il numero, Alessio. 06 01 90 80 96. Avete già iniziato a chiamare e ci fa piacere. Hashtag per chi vuole porre le domande via Twitter, all'esperto chiedo. Allora, lo sapete, l'EMA ieri ha detto ok col vaccino Pfizer, dunque si apre una fase nuova, ci avviamo verso il vaccino, ma invece di festeggiare, ieri eravamo tutti preoccupati e continuiamo ad esserlo, per questa variante inglese. Noi quello che abbiamo capito è che plausibilmente rende il coronavirus più contagioso, ma non è più letale. Poi ci faremo aiutare ovviamente dal professor Bassetti, però ci siamo detti, ma quante mutazioni ha già avuto il virus così come lo conosciamo oggi? Ce lo racconta la nostra Margherita Costa. Questa è la faccia del nuovo virus di cui tutti parlano. A partire dal ceppo iniziale, vediamo come la variante inglese N501Y, scoperta nel Kent a fine settembre, qui in arancione, si sia staccata dal resto del gruppo e stia proliferando. È solo l'ultima di una lunga, lunghissima serie di mutazioni, più di 1000, che si sono verificate in tutto il mondo e che ogni volta aiutano la diffusione del virus. La prima è quella dell'autunno 2019, quando il SARS-CoV-2 si è modificato per passare dai pipistrelli all'uomo, a Wuhan, in Cina. Da lì è arrivato in Italia, dove avrebbe subito un'altra importante mutazione a febbraio 2020, che l'avrebbe reso più contagioso e che avrebbe agevolato la sua diffusione in Europa e in tutto il mondo. Secondo gli ultimi studi, solo in Italia il virus ha subito 13 diverse variazioni, che però non hanno mai modificato la sua patogenicità, ovvero la sua capacità di farci ammalare e uccidere. Un'altra importante mutazione è avvenuta a giugno, nel nord-est della Spagna, veicolata poi dai turisti di ritorno dalle vacanze, avrebbe contribuito alla diffusione della seconda ondata. A ottobre una mutazione della proteina Spike, simile a quella inglese, ma non direttamente collegata, è stata scoperta in Sudafrica. E sempre a ottobre è stato registrato il passaggio del virus dall'uomo agli animali e poi di nuovo modificato dall'animale all'uomo. È il caso degli allevamenti di visoni in Olanda e Danimarca, dove sono stati abbattuti milioni di capi per contenere i focolai del nuovo virus più contagioso.
L'ACDC, il Centro Europeo per la Prevenzione e il Controllo delle Malattie, ipotizza che la variante inglese riscontrata anche in Australia e Danimarca non sia il frutto di un graduale e naturale accumulo di mutazioni, ma che possa derivare proprio da un'ulteriore mutazione del virus che ha colpito i visoni, oppure che abbia origine da una prolungata infezione in un paziente con ridotta capacità immunitaria che ha permesso al virus di imparare a eludere il nostro sistema immunitario. La scienza però ha già tracciato il cammino delle prossime mutazioni. Come per tutti i virus, lo scopo anche di questo è di adattarsi al nostro organismo per restarci il più a lungo possibile. A forza di mutare, perderà potenza. Basta solo aspettare e combattere. Allora, professor Bassetti, lei sa che noi la seguiamo, no? E sono due giorni che lei interviene, mi pare, a dire niente panico, stiamo tranquilli, questa questione del virus modificato, questa variante inglese, l'abbiamo chiamata così, non ci deve allarmare. Però mi pare anche che lei dica no a panico, no ad allarme ingiustificato, ma certo era già in giro da un po' e ci potevamo preparare, ho capito bene? No, io non ho detto che ci potevamo preparare, tanto mi faccia fare i complimenti ai vostri giornalisti perché hanno fatto un servizio fatto bene e molto posato, che è una cosa che in questo momento secondo me paga, ovvero del dire guardate che il virus muta perché è nella sua natura di mutare, come del resto mutano batteri, mutano protozoi, mutano funghi, il genoma purtroppo o per fortuna in alcuni casi è in continua evoluzione e mutazione, quindi non è la prima e non sarà neanche l'ultima. Ok. La cosa che noi ci deve importare di più è se un virus che è mutato diventa maggiormente aggressivo, cioè uccide di più, è in grado di attaccare peggio la cellula, beh, è chiaro che questo ci deve preoccupare molto. Se il virus diventa più contagioso, certamente non è piacevole, però guardi che è probabile che queste mutazioni ci fossero già, io dico anche nel nostro paese, perché quello che abbiamo visto con la seconda ondata, soprattutto per alcune città e regioni, guardi quello che è successo a Milano, ma è molto probabile che ci fosse una circolazione, certo, anche di mutanti più facilmente diffusibili, perché si è molto diffuso, molto di più di quanto si sia diffuso nella prima ondata. Quindi io dico stiamo calmi, soprattutto dico che stiamo calmi perché questo annuncio che è arrivato dall'Inghilterra è coinciso con l'annuncio da parte dell'Europa e in particolare da parte dell'EMA del lancio del vaccino. Allora molte persone oggi sono scettiche, titubanti, dicono ma se il virus è mutato io non mi vaccino più perché questo vaccino potrebbe non funzionare. Invece quello che noi dobbiamo dire è che la scienza deve dire che la struttura portante del virus, che è la proteina Spike, verso la quale si indirizza il vaccino, rimane lei. Non è okay. Che è cambiata. E quindi cioè, non influisce, dire, questa variante non influisce sull'efficacia del vaccino, giusto? Esatto, cioè noi abbiamo, è come avere una fotosegnaletica. Ci dicono che il nostro organismo deve produrre dei vaccini nei confronti degli anticorpi nei confronti di questa proteina. Nella realtà, magari questa proteina potrà avere un neo o due brufoli, però noi in ogni caso, un po' come il nostro cellulare, quando ci riconosce la faccia nostra, anche se noi abbiamo un brufolo o abbiamo mi piace molto questo esempio del brufolo, che non è perché stesso, arriva chiaro, diciamo. Così avviene per il cioè ci riconosce per uguale. Allora però esatto. proviamo a riassumere perché vorrei che almeno 3-4 informazioni chiare arrivassero a casa, professor Bassetti. È più contagiosa questa variante? Questo lo possiamo dire? Allora, guardi, anche questo è da provare, perché per il momento noi abbiamo le informazioni che arrivano dal governo inglese. Non è una pubblicazione scientifica. Se lei mi dicesse, lo ha letto su una rivista internazionale? Okay. No, l'ho sentito dire. Aspetti, perché noi poi abbiamo qualcuno che lo sta studiando contagioso. E quindi magari chiediamo meglio anche a chi lo sta studiando già adesso, no? Però quello che possiamo escludere è che sia più letale, più pericoloso. Ecco, qualcuno oggi l'ha definito il supervirus. No, non è un supervirus, okay. È sempre lo stesso virus che può passare più facilmente da una persona ad un'altra. Perfetto. I test che sono in circolazione possono essere messi a rischio dal fatto che sia mutato il virus? No, perché i nostri test vanno a cercare particelle di virus che comunque sono sempre le medesime, okay. Per cui i test di biologia molecolare e anche i test antigenici cercano che vanno a cercare parti genetiche del nostro virus e come ho detto prima rimane la struttura portante
che non è mutata. E quindi anche i test vanno bene, quelli che stiamo utilizzando, che continuiamo ad utilizzare. Rispetto al vaccino abbiamo già detto che non c'è il pericolo che renda il vaccino inefficace. Alessio, che succede? Arrivo da Daniela. Che correlato al tema sanitario c'è un tema politico, perché c'è un tracciamento da eseguire su 44.000 persone e ci sono delle persone da riportare a casa. C'è una protesta che sta montando di persone che sono rimaste bloccate dopo la chiusura dei voli. Il governo fa sapere che sta studiando un piano di rientro per migliaia di nostri concittadini rimasti nel Regno Unito. L'ipotesi sarebbe sul tavolo dell'esecutivo e nelle prossime ore speriamo che possa essere presa una decisione definitiva in questo senso. Bene, a parte ovviamente qualunque dubbio tu abbia, rivolgi pure le tue domande al professor Bassetti, però io ti chiederei anche un aiuto da questo punto di vista. Non siamo stati gli unici a prendere quel tipo di misura, cioè chiudere i voli e l'arrivo da e per l'Inghilterra, però certo poi questo crea dei problemi e crea dei problemi a persone che magari sono arrivate in aeroporto, pensavano di partire e sono rimaste lì e che magari non hanno una sistemazione e che magari non hanno i soldi in questo momento per potersi consentire ad esempio un albergo. Cioè è evidente che poi il governo se ne deve fare carico, non è che li puoi lasciare lì e dirgli adesso state lì, poi buon decidiamo Natale. Poi vediamo, no? Sì, buon Natale diciamo. Appunto, regalino di Natale. No, io ho l'impressione che alcuni dei cronisti e giornalisti che oggi hanno scritto di questa vicenda magari hanno i propri figli, è una cosa che si capisce perché ci sono tanti ragazzi che stanno tornando da lì e che adesso rimangono lì. La competenza improvvisa di alcuni di noi è perché è un'esperienza che abbiamo, che alcuni di noi hanno, di questi ragazzi che lasciano casa per risparmiare e che poi ne affitteranno un'altra quando torneranno, se torneranno. Ora, tutto si può fare. Io credo che la tempestività con cui è stato chiuso l'aeroporto, noi sappiamo che non è risolutivo, intanto perché si passa a Londra. Perché nel frattempo probabilmente è già arrivato, no? Come già ci diceva poi, pure il professor Bassetti. Sì, ma poi si passa a Londra, ma poi si può fare scalo altrove, insomma, come quando chiudemmo i voli dalla Cina, ma poi la gente entrava da altri lati. Tutto, non è niente risolutivo, insomma, così. Sono tutte, diciamo, pannicelli, per carità. Però la reattività con cui Speranza ha preso una iniziativa è sempre encomiabile. L'unica cosa è che impariamo dalla scorsa volta, perché lo dicevate prima con Purgatori, le scorse chiusure degli aeroporti, noi abbiamo avuto decine e decine di nostri connazionali, persone, non perché sono prima gli italiani, perché sono persone che sono rimaste altrove dove non dovevano stare per settimane e settimane, cosa che rovina, a parte le questioni umane che pure andrebbero valutate, comunque rovina business, rovina progetti di vita, tutte queste cose. Allora, speriamo che quello che avete appena letto, cioè le prossime ore, ci sarà un piano di evacuazione. Che siano effettivamente le prossime ore. Perché adesso voglio dire, per carità, io sono laica, non succede niente, la penso come boccia che Gesù Bambino può nascere un po' a qualsiasi ora, però è Natale, questi tornavano per il Natale a ricongiungere, non è, diciamo, facciamo che non ci dimentichiamo dei nostri ragazzi. No, ma poi al ragazze. Di là del Natale, ripeto, qualcuno ha delle difficoltà reali, concrete, pratiche, non sa dove andare a dormire, come organizzarsi, insomma bisogna dargli una mano ad alcune di queste persone in particolare. Tra l'altro chi torna in queste occasioni, in queste situazioni, chi torna è ipermotivato, quindi ha una grossa motivazione, altrimenti non tornerebbe. Appunto. Volevo Dimmi. Tranquillizzare Daniela che domattina la Lega alle 8:30 farà un presidio sotto la Farnesina. Adesso la con vedo tranquilla. Parlamentari se No, ma se la conosco, non dicevi lo questa so, cosa lo so. Era preoccupata. Adesso la sveglia. Voglio sentire il professor Bassetti. Mo me lo segno. Mo me lo segno, come faceva Troisi. Sulla questione della chiusura dei voli, no? Non si può andare, non si può venire da lì. In realtà lei mi conferma che, come era già successo, magari noi scopriamo una variante quando quella però è già in circolo, diciamo, da un certo tempo. Quindi evidentemente lo fai, e peraltro l'hanno fatto tutti i paesi o comunque molti paesi, però è evidente altrettanto che non è la soluzione, o no? Ma no, anche perché si dà la patente a chi arriva dall'Inghilterra dell'appestato, cosa che non è così, nel senso che ci sono gli strumenti per poter far partire tutti, si fa un tampone alla partenza, se si vuole si fa un tampone all'arrivo, lì si mettono in quarantena quando arrivano per i fatidici 10 giorni, ma vede, la chiusura sa tanto di come quello che abbiamo fatto a gennaio.
abbiamo chiuso i voli dalla Cina, poi la gente arrivava, uno con le triangolazioni attraverso gli hub europei, due il problema ce l'avevamo in casa dal novembre del 2019, quindi bisogna stare attenti a prendere certe decisioni, perché o si prendono tutti unite, e non mi pare che in Europa le abbiano prese tutti gli stati allo stesso modo, oppure finiamo di essere inevitabilmente, essendo confinanti con molti paesi, cornuti e mazziati. Perché arrivano dalle altre parti. Ora però la variante, in realtà questa benedetta variante, abbiamo chiamato la variante inglese, era nota da qualche mese e infatti c'è qualcuno che la stava già studiando anche in Italia. Vedo in collegamento Federico Giorgi, che è un ricercatore dell'Università di Bologna, che in collaborazione con l'Università di Catanzaro sta appunto studiando le mutazioni del virus. Intanto ben trovato Federico. Buongiorno. Allora, voi grazie, avete individuato nell'ottobre scorso la variante inglese del virus? Sì, noi studiamo da gennaio le mutazioni del virus, le studiamo tramite questi database pubblici internazionali, il più importante si chiama GSAID, e ogni giorno noi contiamo il numero di nuove mutazioni che arrivano nel virus. Mi dica quella inglese quando l'avete individuata, perché poi diciamo raccontiamo tutto passo passo. Allora, quella inglese l'abbiamo individuata per la prima volta a fine settembre, tuttavia l'Inghilterra non è il primo paese che l'ha mostrata, il primo paese dove l'abbiamo rilevata è l'Australia, già a fine quindi luglio. Noi l'abbiamo chiamata la variazione inglese, ma magari sarà la variazione australiana, chi può dire? Ma non è importante dove è nata, è anche vero che Australia e Inghilterra hanno sequenziato tanto i virus, quindi ovviamente avevano più probabilità di trovarlo. E arriviamo anche a quello. Allora, andiamo veramente passo passo. Io vorrei partire da un'immagine, una vera e propria fotografia che io ci tenevo molto a guardare. Voi avete realizzato questa immagine con Francesco Urtuso dell'Università di Catanzaro e sì, voglio cominciare proprio da questa immagine, io la chiamo fotografia perché ci racconta della mutazione, come se appunto fotografasse la mutazione, giusto? Mi aiuta a dire cosa vediamo? Beh, noi vediamo qui una rappresentazione tridimensionale della proteina Spike del SARS-CoV-2 e del recettore umano ACE2 con cui questa proteina interagisce. Mi dica i colori. Meccanismo di chiave e serratura praticamente. Il colore. Senza questa interazione il virus non può toccare le cellule bronchiali umane e non può neanche entrare e non può infettare l'essere umano. Quindi l'arancione è la chiave, il verde siamo noi. Sono le nostre cellule. Bravissima. Okay. E noi ci siamo concentrati già a settembre sulle mutazioni che secondo noi potevano impattare questa interazione. E una di quelle che abbiamo trovato, una delle cinque possibili mutazioni, qui ne facciamo vedere solo una, quella che adesso chiamiamo variante inglese, colpisce uno degli aminoacidi sull'interfaccia fra queste due proteine. E quindi lo abbiamo fatto notare in un articolo, solo che era molto poco frequente. Come ho detto, a fine settembre in Inghilterra c'erano meno di 20 pazienti. Quindi voi siete rimasti colpiti da questa mutazione, l'avete segnalata, però non vi siete allarmati. No, perché era troppo poco frequente, perché come ha detto il professor Bassetti, il virus muta tutti i giorni. Ogni mutazione potenzialmente è o silente o dannosa o aumenta l'efficienza del virus. Questa poteva essere importante, probabilmente lo è. Probabilmente è una delle mutazioni che causa l'incremento di infettività di questa variante, però mancano i dati clinici. Tuttavia, allora aspetti però, mi spiega, avendo voi studiato anche le altre mutazioni, mi spiega se ci siete già arrivati, in che modo questa mutazione dà al virus un vantaggio? Magari se mi fa un esempio, cioè lo devo capire pure io che non sono proprio un'esperta. L'esempio della chiave della serratura, la chiave viene leggermente smussata, questo è solo un aminoacido su 1250, quindi non cambia la forma di spike, per questo non cambia assolutamente l'efficacia dei vaccini. La questione vaccino, la questione test, possiamo stare tranquilli. Questione test, sì, però rende il virus leggermente più affine probabilmente alla proteina umana. Cioè aspetti, se quella della spike è la chiave e la nostra cellula è, diciamo, la serratura, questa mutazione rende la chiave, lima un dentino e così la chiave entra più facilmente? Esattamente. E questo? Questo è quello che noi abbiamo predetto computazionalmente, cioè al computer con questo modello che vede. Poi
sta... Ovviamente l'aumento di frequenza di questa mutazione ci fa supporre che abbia un vantaggio evolutivo rispetto al virus precedente. Tuttavia non cambia assolutamente la forma di Spike. E quindi non cambia rispetto ai vaccini, è utile ed è importante che lo ricordiamo, perciò non dovrebbe incidere sull'efficacia dei vaccini, non cambia rispetto al fatto che i test siano in grado di rilevare la presenza della proteina, di questa proteina Spike, ho capito bene? Ha detto benissimo. Perfetto, però le chiedo, per aggiornare i test, ove mai ce ne fosse bisogno, è necessario, diciamo, conoscere le mutazioni del virus e di conseguenza conoscere il sequenziamento, è corretto? Esatto. Noi studiamo il sequenziamento? Noi in Italia, esatto. Diciamo, allora, l'Italia è nella media europea. Il problema è che la media europea è molto bassa rispetto allo sforzo che stanno facendo Inghilterra, Stati Uniti e Australia. L'Inghilterra oggi ha sequenziato, non testato. Il tampone è una cosa, ci dice se il virus c'è o non c'è. Il sequenziamento ci dice che virus... si trova nel paziente, quindi l'ensemble di mutazioni che il virus che infetta un paziente può avere. L'Inghilterra al momento ha 125.000 casi sequenziati, l'Italia ieri ne aveva 930, in linea con la Germania che ne ha poco più di 1.000. 930 a fronte di 125.000? Sì, la Germania voglio sentire Bassetti su questo. Professor Bassetti, ma è importante o no questa cosa della sequenza che ci permette di capire le mutazioni, eccetera, eccetera? È fondamentale perché, Non lo facciamo? Mette un bias di fondo, cioè un errore di fondo. Se io faccio su 100 persone a cui isolo il virus, faccio il sequenziamento in uno, oppure se io su 100 persone a cui isolo il virus faccio il sequenziamento a 10, è evidente che avrò alla fine un dato molto diverso in Inghilterra rispetto all'Italia. Quello che io ho detto nei giorni precedenti, bisogna investire in genomica, cioè questa analisi del genoma virale che il bravo ricercatore di Bologna fa da tanto tempo, quanti sono i laboratori italiani in grado di farli? Probabilmente pochissimi rispetto al numero enorme che fanno questi tamponi. Quindi noi non possiamo dire, ed è l'argomento da cui sono partito, che in Italia la situazione sia assolutamente tranquilla. Cosa possiamo sapere della situazione italiana? Magari ci sono aree del nostro paese in cui circola più frequentemente questa variante inglese, o magari circola la variante spagnola, o magari circola la variante sudafricana. Chi può saperlo? Il mondo è globale, si interscambia uno con l'altro. Per cui... o hai un campionamento continuo, come fanno i paesi anglosassoni, e hai una mappa genomica molto precisa delle aree del paese, oppure è bene in qualche modo che eviti di fare delle misure come quella che abbiamo fatto, dicendo agli inglesi, voi siete degli appestati e noi no, quando magari anche noi lo siamo, anzi forse di più. Cioè lei dice, piuttosto concentriamoci sul fare i sequenziamenti, come fa il nostro... amico bolognese, il nostro ricercatore, perché insieme ad Ortuso Giorgi ha fatto questo lavoro e ci dice attenzione perché più ne sappiamo e più ci possiamo difendere, mi pare che questo Guardi, sia il senso. Il problema è questo. Invece di chiudere i confini facciamo questo. Bisogna investire in ricerca, bisogna investire in scienza, bisogna investire nelle cose che fa il bravo ricercatore. Noi in Italia su questo abbiamo investito poco. Guardi che io ho detto da voi più di una volta una cosa che ad alcuni non è piaciuta, ma sa quanti professori di microbiologia o di genomico o di virologia sono nel CTS? Zero. Sì. Allora capisce che come facciamo a parlare di questo argomento se il comitato tecnico scientifico, che è colui il quale dovrebbe dare le linee programmatiche di che cosa fare nei laboratori, non c'è un rappresentante di questa disciplina? Mi corregga se sbaglio, ricercatore di Bologna, perché... No, sono perfettamente d'accordo. Sequenziare poi dà anche due altri vantaggi. Uno, possiamo scoprire noi le varianti nuove, potenzialmente pericolose. E due, consente di tracciare lo spostamento geografico del virus. Perché come un albero genealogico, noi sappiamo se un paziente ha un certo tipo di mutazioni, da dove arriva quel paziente, da chi potrebbe aver contratto il virus. Quindi sequenziare e la genomica, come dice giustamente il professor Bassetti, è fondamentale. Va accompagnata allo sforzo di campionamento e di tamponi che si sta facendo. Voglio sentire anche Daniela Preziosi. Intanto ti vedevo un po' ipnotizzata dal nostro Federico
Giorgi, o altrimenti noto come il bravo ricercatore. Continuiamo a chiamarlo il bravo ricercatore. Prego, Daniela. No, non è esagerato, guardi Giorgi, è meno di quello, lei ha un nome e un cognome ed è bene che risuoni bene, insomma, in una televisione, ed è una cosa preziosa per tutti noi, insomma, far vedere che abbiamo dei ricercatori titolari anche di delle ricerche importanti. No, ero, diciamo, incantata naturalmente da cercare di capire la notizia. Cioè, perché questo virus inglese, allora noi lo dobbiamo seguire nelle sue inglese, australiano, da affettuosissimi no border, per cui non c'è problema per me, insomma, da dove viene viene. Anche quando era cinese andava bene, andava male lo stesso, insomma, va male sempre. Lo dobbiamo studiare perché dobbiamo stare attenti a che non si incattivisca troppo, lo dico, diciamo, per capire qual è la notizia, perché altrimenti oggi davvero, leggendo i giornali, sembrava che ci fosse successa una cosa gravissima. E questo no, quello che mutazione... sappiamo fino ad ora, io lo ribadisco perché voglio le conferme, non è perché sono matta, lo ribadisco perché voglio essere rassicurata io per prima. Non è semplice, quello che certo. Sappiamo è che sembra sia questa variante più contagiosa, ci spiegava Giorgi, questa variante lima un po' i dentini della chiave e quindi il virus entra un po' più facilmente, il che vuol dire ci possiamo contagiare di più. È più letale? No. Risponde, crea problemi con il vaccino? No. Crea problemi con i test? No. Questo è quello che sappiamo fino a questo momento. Poi certo loro continueranno a studiare, magari ne sapremo di più avanti. Quindi a me sembra di poter dire, qui chiedo aiuto a Bassetti. Professor Bassetti, vogliamo ribadire, andatevi a vaccinare, numero uno, e continuate a portare mascherine e distanziamento, perché che sia più o meno contagioso, l'unico strumento è sempre quello, no? Vede, però mi consenta di dire che oggi, mi scuso con il collega, ma io con i nomi non sono forte, Federico, però Giorgi, la politica dovrebbe ascoltare di più la scienza, purtroppo è troppo poco ascoltata, si prendono decisioni politiche senza interpretare la scienza, a me questo dispiace molto, perché in Italia noi abbiamo ricercatori di grandissimi... Ma come, c'è il comitato tecnico scientifico? Non abbiamo bisogno di ascoltare gli inglesi. I sudafricani ce li abbiamo in Italia, ascoltiamoli di più, investiamo di più in ricerca scientifica. Questo purtroppo la politica dovrebbe fare. Allora, intanto ringrazio e saluto Federico Giorgi, ha avuto un sacco di complimenti Federico, quindi torni a trovarci presto. Comunque ci faccia confermo, sapere appena scoprite qualcosa di nuovo e di diverso. Sì, no, volevo dire, la mascherina, come ha detto Bassetti, ferma sia la vecchia variante che la nuova variante. Ecco appunto, tutte quindi le varianti, quindi mettetevi la mascherina e state distanziati e quello ci aiuta a prescindere. Allora, il 27 dicembre partono i vaccini in tutta Europa. Ora, all'inizio sarà una vaccinazione che abbiamo definito simbolica, ma quello che sappiamo è che per primi verranno vaccinati, nelle varie fasce che sono state individuate dal governo, gli operatori sanitari, le persone anziane. Allora noi ci siamo detti, i nostri nonni come stanno? Sono pronti? Sono preparati? Hanno voglia di vaccinarsi? Siamo andati nella Liguria di Bassetti? Siamo andati a casa del professor Bassetti. Proprio sì, a casa sua? A casa sua, certo. Certo. Sì, vicino al San Martino. Perché, secondo i dati Eurostat, la Liguria è uno dei territori più vecchi d'Europa. C'è soltanto una piccola regione in Germania che la supera, però il 28,5% di popolazione ligura più di 65 anni. Allora, andiamo a vedere il pezzo di Pietro Barabino, i nostri anziani in Liguria. Ho 80 anni, cerco di tenermi bene, non ho mai fatto nessun vaccino, questo lo farò, penso. Mi auguro di essere dei primi a farlo. Quanti anni ha? 83, sono ben classificato. 91? 91, sì. Se ce n'è degli altri che sono peggio di me, che lo facciano pure. Speriamo che ci sia per tutti. A Genova, capoluogo della regione con l'età media più alta d'Italia, molti anziani vivono barricati in casa da mesi. Altri, muniti di mascherine a distanza di sicurezza, continuano a battere i campi da bocce. Insito, non so io...
c'è questa forma di tensione e di paure. Il vaccino per me è una liberazione, che speriamo arrivi presto. Dopo personale medico e ospiti dell'RSA, sono gli over 80 tra loro i primi candidati a ricevere il vaccino anti-Covid. Dovrebbero partire dagli ultra ottantenni. Io sono uno dei primi, allora. Sì, siamo in pole position, effettivamente. Lei lo vorrebbe fare? Per forza lo farei. Io lo farei anche domani, se vogliono abbattere questa pandemia. L'importante è che la cosa sia fattibile. Vada al suo dottore. Come siamo all'ospedale. Come siamo all'ospedale, è meglio non andarci in questi momenti, penso. Noi, come ci vede qua, siamo ancora autosufficienti, ma la maggior parte bisogna assisterli proprio, bisogna andare a cercare dove sono. Ecco, quello sarebbe uno dei primi passi da fare. Io il vaccino lo farei anche subito, ho troppa paura perché ho 82 anni. Aspettano solo di capire come, ma qui il vaccino vorrebbero farlo tutti, o quasi. Lei lo farà? Il vaccino? Io spero proprio di no, se non mi obbligano. Ma è anche un modo per tornare alla normalità. Eventualmente funzionasse bene tutto cosa, hanno una normalità, ne parliamo nel 2022, chi è vivo. Allora, intanto, Daniela, bisognerà accompagnarli i nostri anziani, no? Rispetto a questa vicenda del vaccino, molti si dicono disponibili, però diciamo... Probabilmente, come dicono molti medici di famiglia, dovrebbero essere coinvolti loro, che sono il riferimento per gli anziani. I medici di famiglia? Beh, sono stati in parte coinvolti, c'è stato un lavoro, diciamo, complicato e delicatissimo anche con il Ministero, insomma. Quindi io penso che vadano accompagnati assolutamente, perché quelli che hanno detto no degli anziani, delle anziane che voi avete intervistato, non è che fossero Novax. Erano probabilmente persone non incluse, quindi l'inclusione è una questione che, diciamo, che va molto di più dell'aspetto sanitario, è un'inclusione sociale, un'inclusione dentro un percorso pubblico, una comune, ecco. Quindi penso che, come non ci sarà probabilmente l'obbligo della vaccinazione, dovrà esserci una grande, diciamo, moto di comunità intorno a questa storia, che va condotta con intelligenza, ecco, speriamo che siano in grado, e naturalmente i medici di base sono dove ci sono i medici più vicini, ovviamente agli anziani, anche quelli che hanno rischiato di più, perché ricordiamo nella prima ondata tutti andavano da loro io ricordo una volta di essermi recata dal mio medico per l'ultima volta, non l'ho più visto, abbiamo fatto tutto per email, ma l'ho trovato in una situazione veramente emozionante, in cui lui era vestito come un palombaro con le porte e le finestre aperte da solo, perché aveva mandato via gli impiegati e riceveva i vecchietti che arrivavano lì, che spesso hanno nel medico di base un sostegno, una cosa che va ben al di là della medicina. E il servizio che voi avete fatto raccontava tutti questi aspetti, che sono sfumature di, io le chiamerei di inclusione, di comunità. Andrà fatto un lavoro molto grosso in questo senso, di persuasione, accompagnamento. Allora, professor Bassetti, ho un paio di domande veloci. La prima, intanto con Alessio ricordiamo le fasce. Cioè, i primi che si vaccinano sono cartello operatori numero sanitari? Due, sì, esatto, gli operatori sanitari, sociosanitari, ospiti dell'RSA, mentre a febbraio gli ultraottantenni, eccolo qui. Cartello 3, nella seconda fase, le persone con più patologie... Aspetta solo un attimo, operatori sanitari, me lo rimettete il cartello 1? Che qui cartello vorrei fare 2. La prima domanda al professor Bassetti. Prima fase, operatori sanitari e sociosanitari. Adesso Daniela Preziosi diceva... Vabbè, posto che il vaccino non sarà obbligatorio, alcuni suoi colleghi in questo studio mi hanno detto per gli operatori sanitari che lavorano nel pubblico dovrebbe essere obbligatorio. Lei che pensa? Penso che dovrebbe essere così, ma bisognerebbe già dirlo adesso, perché non vorrei che ci trovassimo a marzo, che è troppo tardi. Per me un medico, un infermiere, un operatore sanitario che non si vaccinano non sono degni di stare in ospedale.
Lei che sensazione ha in Liguria? Qual è la risposta degli operatori sanitari? La sensazione è che al momento le risposte sono molto positive. Okay. Però io poi voglio vedere quando si iniziano a fare le vaccinazioni, perché un conto è una dichiarazione di intenti, come quando si dice per chi voti, no? E sono tutti capaci. Sì. Poi bisogna vedere cosa succede quando arriva l'ago. Io non sono proprio così certo che arriveremo, come si dice, al 90%. Se arriveremo a un 50-60 negli operatori sanitari sarà già moltissimo. Che però non va proprio benissimo, perché poi noi abbiamo il problema dell'immunità di gregge. Infatti è per quello che dico che si sarebbe dovuto partire già da ora, sapendo quello che è successo con la vaccinazione antinfluenzale, perché con l'antinfluenzale gli operatori sanitari si vaccinano un terzo, ma anche un quarto in alcuni ospedali. Allora, partendo sulla base di quello che è successo con il vaccino antinfluenzale, bisognava correre i ripari prima. E quindi dire per gli operatori sanitari che lavorano nel pubblico è obbligatorio. Come? No, e quindi dire sin da ora per gli operatori sanitari che lavorano nel pubblico è obbligatorio, questo sta dicendo. Se non vogliamo dire obbligatorio perché non piace, diciamo che io per la sicurezza dei miei pazienti vorrei avere tutti gli operatori vaccinati. Diciamo questo? Io vorrei che fossero messi in sicurezza anche gli operatori, ma io vorrei che i pazienti che vengono ricoverati in un ospedale non venissero contagiati da un operatore sanitario. E quindi mi pare evidente che siccome vogliamo ospedali, RSA e strutture sanitarie sicure, bisogna che gli operatori sanitari tutti siano vaccinati. Va bene, chiamiamolo Francesco, ma insomma è un'obbligatorietà quella di cui parla Bassetti. Secondo cartello, scusami Alessio, ti ho interrotto, ma mi sembrava un punto importante. Vediamo il cartello numero 3 con la seconda fase, una volta appunto affrontata la prima, le persone con più patologie gravi, gli over 60 e quello che è stato definito personale scolastico ad alta priorità. Andiamo col cartello 4 per vedere la terza fase, i lavoratori dei servizi essenziali a rischio, carceri e luoghi di comunità. In questi giorni abbiamo avuto notizia di focolai proprio nelle carceri e gestirle è stato molto complicato. Persone con comorbidità moderata, per arrivare poi alla quarta fase, che è quella della popolazione che non ha avuto ancora l'accesso al vaccino, sperando, terminata la quarta fase, di arrivare a questa immunità solidale, immunità di gregge, immunità di popolazione, che ci renderà tutti più sereni. Professor Bassetti, le chiedo una cosa relativa alla seconda fase, no? Quando tocca le persone più fragili, quelle con le comorbidità, e poi appunto gli over 60. La domanda che io le faccio è, tanto per far capire a casa, il criterio, se ho capito bene, è che è vero che nella maggior parte le vittime hanno un'età avanzata, ma è vero che se io ho delle patologie, in particolare alcune, come è stato poi verificato nel corso di questi mesi, anche se ho, mettiamo, 50 anni o 60, corro più rischi magari di una persona che è più grande di me e che però non ha altre malattie, cioè che sta bene, è corretto? Se sono obesa ho dei rischi in più. Sì, noi dobbiamo mettere in sicurezza le persone più fragili. Le persone più fragili sono le persone più avanti con gli anni, soprattutto over 75-80, e le persone che hanno tante comorbidità, chi ha l'obesità, chi ha le malattie cardiovascolari, le malattie respiratorie, chi ha il diabete, chi ha una sorta di immunodepressione perché ha una leucemia, perché ha un tumore. Queste sono le cosiddette persone fragili che devono essere messe. Però io credo che bisognerà ragionare, quando si parla di luoghi comuni, è evidente che lì dovremo pensare anche alle scuole. Per cui in quella famosa terza fase dove abbiamo detto vacciniamo chi sta nelle carceri, nei luoghi comuni, lì bisognerebbe pensare anche a chi frequenta l'università e scuole. Senta, le posso chiedere, si è capito come si sceglierà? Cioè, siccome non è che arriveranno tutti insieme i vaccini, no? E per tutti? Quindi io come le scelgo le persone più fragili? Si sta pensando di stilare lista? Beh, le fragilità vengono definite dalle commissioni vaccinali regionali. È evidente che si andrà in ordine di gravità. È chiaro che uno che ha la leucemia è evidente che entrerà prima rispetto a uno che ha soltanto diabete. No, dico, ci sarà un elenco nazionale della gravità di patologia che poi viene adottato dalle regioni? Credo che ogni regione su questo potrebbe fare, ogni regione conosce la propria realtà e quindi conosce le comorbidità dei propri cittadini e che sono anche poi quindi pazienti. Ogni regione potrebbe fare per sulla base sé di quello decidere come muoversi. No, perché io ogni volta che sento che ogni regione fa per sé mi prende un po' d'ansia. Non so a Daniela Preziosi, ci sono delle regioni molto attente, molto brave, che hanno tutti i dati, eccetera.
Poi ce ne sono delle altre che sono un po' più pasticcione, quindi a me viene sempre un po' d'ansia. Daniela? E non necessariamente sud-nord, la stavi dicendo? No, necessariamente, no, ma diciamo no, possiamo vederlo da nord a sud, da sud a nord è uguale. Tu, da te viene l'ansia, io sono invece rassegnata perché so che non può che essere così. Certo che speriamo che non ci siano, ecco, questi vaccini che arriveranno hanno un rischio grosso, che poi le diseguaglianze che già ci sono in questo paese, dentro il paese, nei territori, non vengano ulteriormente approfondite. Quindi io spero, ma in questo momento è solo un auspicio, che non ci siano poi delle differenze di gestione tra regione e regione, tra zona e zona, perché allora, questo significherebbe questo aumentare le diseguaglianze, Daniela, nel paese. A questo non parliamo del mondo, cioè, perché noi stiamo vaccinando il mondo, diciamo, occidentale e che si difende, non so i paesi in via di sviluppo e gli altri paesi come andrà a finire questa storia. Allora, facciamo una cosa, intanto restiamo un attimo, solo per un attimo, in Italia, perché abbiamo già detto che l'ultimo miglio del piano vaccinale spetta alle regioni. E poi adesso Bassetti ci diceva inevitabilmente ogni regione dovrà individuare chi mettere prima, chi mettere dopo. Però Alessio Schiesari in questo momento è in Campania e ci racconta proprio i vari passaggi di quest'ultimo miglio, giusto Alessio? Esattamente Tiziana, questa è la seconda parte, siamo partiti con le fiale dalla farmacia e siamo venuti in quella che è l'area delle sale vaccinali. Lo vedete, questo era un reparto di ortopedia fino a pochi giorni fa, si sta lavorando per attrezzarlo. Ho detto sale vaccinale, ho utilizzato il plurale perché insomma, è una questione importante. Sono qui con il dottor Mariano Fusco che ci spiegherà come funzionano queste sale vaccinali. Buongiorno, siamo in una struttura sanitaria che conta di vaccinare da 250 a 300 operatori al giorno, dei 14.000 programmati dall'azienda che ne hanno diritto. Qui si recheranno gli operatori in una data precisa, un giorno preciso, un orario preciso, e arriveranno in accettazione, dove saranno riconosciuti, saranno accettati perché verificato che stanno nell'elenco, accompagnati nelle sale d'attesa alla mia destra, dopodiché l'operatore sanitario li chiamerà e li accompagnerà in una delle 5 sale vaccinali. Questa è la seconda che è già stata allestita. Come potete vedere ci sono le attrezzature idonee, un carrello di emergenza con tutto quanto necessario in caso di reazione avversa, ci sta il carrello di preparazione, un medico, un infermiere. L'operatore verrà edotto in materia di cosa sta facendo, della vaccinazione che sta praticando. Firmerà un consenso informato e si recherà sulla poltrona per avere la somministrazione. Immaginiamo. Intanto l'infermiere ha proceduto alla diluizione del flaconcino che abbiamo salito dalla farmacia. Il medico somministrerà il vaccino e sarà accompagnato l'operatore all'interno di una delle sale post vaccinazione, dove resterà per circa 30 minuti per andare incontro alla sicurezza dell'operatore e verificare che non ci siano reazioni avverse. Senta, dottor Fusco, la fermo solo un attimo, perché ha fatto un passaggio sul fatto che nel frattempo, diciamo, mentre chi deve fare vaccinazione sta sulla poltrona pronto ad essere vaccinato, c'è un operatore sanitario che è un infermiere, un medico che dovrà fare l'iniezione. Ho due domande. Intanto, il personale che farà le vaccinazioni ve l'ha mandato Arcuri o utilizzerete il vostro? No, la nostra direzione ha provveduto a reclutare una novantina di risorse umane tra medici, infermieri, operatori sociosanitari. Fino ad ora non abbiamo notizia di alcuna risorsa umana che ci sarà inviata, sappiamo quello che sapete voi attraverso i media. Aspetti, si fermi, voglio sentire anche Bassetti. Bassetti, voi avete notizie di questi operatori sanitari che dovrebbero arrivare in Liguria? Avete notizie voi che siete più svegli? Credo che ci sia notizia di quelli che devono arrivare, ma comunque non allarmiamoci, perché no, noi io non mi voglio domenica allarmare, però mi piacerebbe siamo sapere. Tutti pronti per il Vaccine Day, per cui il piano per il primo mese e mezzo, cioè gennaio-febbraio, la regione Liguria,
che è una di quelle regioni per la quale mi onoro di lavorare, e dissento quando si dice che le regioni non lavorano bene. Io penso che per quello che è stato fatto nella regione... No, alcune meglio, alcune peggio, non abbiamo detto che non lavorano bene. Avremmo forse potuto insegnare a qualche altra regione. Se qualcuno vuole venire a imparare, noi siamo disponibili, le porte sono aperte. Evviva la modestia! Allora, torniamo dal dottor Fusco. Perché, appunto, chiedevo, intanto voi non avete notizie di questi medici, questi infermieri, questo personale sanitario che dovrebbe arrivare mandato da Arcuri. Siete pronti però per il 27, perché avete individuato le persone nell'ASL di competenza, immagino, giusto? Allora, le sintetizzo. Strutture, attrezzature e risorse umane sono pronte per praticare la vaccinazione. Noi abbiamo... Ma di quale stiamo parlando? Di quella del 27 o di quella che arriva la prima fase a gennaio? Io le sto parlando dei 14.000 operatori sanitari che hanno diritto alla vaccinazione, di cui abbiamo procedura per la prima fase. Okay. Superata la fase dei 14.000, non so rispondere alla sua domanda, ma comunque la nostra regione è sempre pronta e attenta. Chiarissimo, perché tempo, noi vogliamo capire come funziona. Prego. Siccome abbiamo sentito che arrivavano poi i medici e gli infermieri in soccorso delle ASL, funziona in autonomia. E qua mi viene un'altra domanda, siccome ho visto che c'erano delle persone che stavano lì con gli aghi, quelli per fare le vaccinazioni. Queste benedette siringhe, pure queste a voi non sono arrivate per il momento da Arcuri, giusto? No, perché noi abbiamo una fissazione in questo studio, non è un problema nostro. Allora, non è arrivato nulla. Nulla, però, benissimo. Le ripeto, noi abbiamo acquistato... No, ma io per ho capito, voi siete stati bravi, avete risolto il problema. Regionale. No, in trasparenza tutto quanto necessario. Tutto a posto, però quello che voglio sapere io è, la siringa che avete preso è una siringa d'avvitamento o è una siringa d'incastro? Abbiamo preso le siringhe Luer Lock con gli spike per garantire la sterilità, la pirogenicità e la sicurezza. Però siamo forniti anche dei normali siringhe con ago non saldato per poter praticare l'altro tipo di siringa. Entrambi le siringhe non saranno comunque sprecate, perché le siringhe sono multiuso e servono per gli usi quotidiani della nostra azienda. No, ma io le facevo una domanda precisa, perché come lei sa, nel bando di Arcuri si parla di questa siringa d'avvitamento, che come si chiama più precisamente, mi dica il nome? Luer Lock. Noi abbiamo siringhe Luer Lock. Benissimo, e quindi voi che dovete vaccinare... Sia per la diluizione che per la somministrazione. No, però se ci accavalliamo, lei non mi sente, io non le posso fare la domanda. Allora, le dicevo, prego. Queste iniezioni che voi farete, voi dovete vaccinare 14.000 operatori sanitari. Voi avete 14.000 Luer Lock? Noi abbiamo 30.000 Luer Lock disponibili per entrambi le somministrazioni, sia per la prima che per il richiamo. Perfetto. E abbiamo le siringhe Luer Lock per la diluizione del vaccino, perché ci arriva in polvere e deve essere diluito con 1,8 ml di soluzione fisiologica. E per il momento vi siete organizzati voi, la prima fase la risolvete voi, poi vediamo quando arrivano le siringhe di Arcuri, questo volevo capire. Arriveranno, Alessio? Quando arrivano lo ringraziamo. Lo capisco, tutti noi diciamo. Prego. La Pfizer-BioNTech ha annunciato che le dosi prenotate dai paesi europei arriveranno entro i prossimi 5 giorni. Saranno programmate poi le consegne delle altre dosi. Benissimo. Quindi, gaudiamo sigitur. Dopodiché, quanto dura questa immunità del vaccino, prima di salutarci? Chi può dirlo? Allora, l'immunità dovrebbe durare, speriamo, un anno. Poi bisognerà valutare, perché guardi che è tutto da studiarsi. Noi faremo ovviamente degli esami di controllo a chi si è vaccinato per valutare il titolo anticorpale. Io mi auguro che duri più a lungo possibile. Tanto iniziamo. Poi piano piano capiremo anche di più qual è la durata della copertura. Grazie vaccinale. Professor Bassetti, Daniela Preziosi di essere con auguri, noi. Saluto buon il dottor Fusco. Buon Natale a lei, buon Natale a lei. Andiamo in pubblicità, la Preziosi resta con noi, il dottor Fusco l'abbiamo ringraziato, pubblicità.
Eccoci qua di nuovo in studio, è rimasta con noi Daniela Preziosi, per questo la ringraziamo. Poi ci ha raggiunto Paolo Crepè, psichiatra, autore di Vulnerabili. Ben trovato, Crepè. Grazie, buongiorno. Allora, voglio tornare subito da Elena Testi, perché tra i tanti interrogativi che rimangono aperti a proposito del virus c'è anche quello se sia necessario vaccinare o no le persone che hanno avuto il Covid. Quello che sappiamo è che alcune persone che hanno avuto il Covid si sono riammalate. Allora, il punto è: l'immunità naturale quanto dura? Devono essere messi in coda per essere vaccinati? Come funziona? Elena, raccontaci tutto, sei al San Matteo di Pavia e... Proprio così, sono in compagnia del professore Fausto Baldanti, che è il responsabile del laboratorio di virologia del San Matteo di Pavia, e lo ringrazio. Buongiorno. Per averci dato il suo tempo. Voi avete fatto uno screening costante sul vostro personale sanitario. Grazie a questo screening costante siete riusciti anche a capire quanto del personale sanitario si è infettato due volte con il Covid-19. La prima domanda che le vorrei fare è: quanto è questa percentuale e se questa percentuale ci deve preoccupare o ci deve tranquillizzare? Allora, diciamo che una delle più grosse preoccupazioni inizialmente era che l'immunità effettivamente potesse scomparire nel giro di poche settimane. Soprattutto si è parlato di scomparsa degli anticorpi nel giro di poco tempo o una loro caduta molto rapida. In realtà poi, studiando l'immunità in vitro, in laboratorio, abbiamo visto noi, altri gruppi, anche europei, collaboriamo con il Karolinska ad esempio, dove abbiamo visto che quello che è importante è che rimangano queste cellule di memoria, si chiamano proprio così, che sono di due tipi, i linfociti B che producono gli anticorpi e i linfociti T che uccidono le cellule infettate. Quindi è un doppio attacco che il sistema immunitario fa al virus. Questo doppio attacco lascia una memoria immunologica. La domanda quindi era: quanto può durare questa memoria? No, aspetti, ci dica quindi, prima, dice lei, quanto, ci sono screen... quanto del personale sanitario, intanto buon pomeriggio Baldanti, così buon capiamo pomeriggio. Bene tutte le cose, quanto del vostro personale sanitario si è reinfettato? Cioè ha avuto, per capirci, due volte il Covid, in percentuale? Allora, abbiamo fatto, non siamo solo noi, San Matteo, l'ospedale di Lecco, l'ospedale di Piacenza, abbiamo messo insieme i dati di quasi 10.000 operatori sanitari che sono regolarmente controllati e abbiamo fatto questa piccola indagine, cioè quanti operatori sanitari alla fine della prima ondata avevano gli anticorpi e quanti di loro durante la seconda ondata si sono ammalati, hanno avuto di nuovo un segnale, cioè un tampone positivo. Okay. Un tampone positivo, e sono l'1,8%. Che è una percentuale che ci deve tranquillizzare. Quindi una percentuale molto piccola. Ok, quindi questa percentuale ci deve tranquillizzare. Però perché, voi ve la sarete fatta la domanda, sì, una percentuale perché molto si riammalano? Sì. Che succede? Come mai si riammalano? Allora, si riammalano è un termine sbagliato, perché sono positivi al test, ma la maggior parte di queste persone... Esatto, si sono reinfettate, ma la maggior parte, 2 su 3, erano asintomatici. Okay. Quindi se incontri il virus una seconda volta, probabilmente l'infezione è anche molto più lieve. Cosa che succede anche con altre infezioni virali di questo tipo, quelle respiratorie, è un po' così che avviene. Ecco. Ok, ma avete capito perché succede? Vi siete dati una spiegazione? Perché mi infetto la seconda volta? Beh, noi abbiamo diverse ipotesi che non sono confermate, quindi in questo momento non ha senso dirle. Dopodiché però, per lo studio che voi avete fatto, è giusto tenere le persone che hanno già avuto il Covid per ultime a vaccinarsi? Allora, il professor Ippolito, che è il direttore scientifico dello Spallanzani di Roma, ha fatto questa proposta, sì. Ha detto c'è un'immunità naturale che si genera e quindi sarebbe importante considerare questo fatto, anche perché le dosi inizialmente non saranno molte. Questi dati che noi abbiamo ottenuto in qualche modo suffragano l'ipotesi del professor Ippolito.
Ok, senta, se la curva non si abbassa nei prossimi giorni o arriva la terza ondata, ci possono essere problemi con la vaccinazione di massa? Dal suo punto di vista? Allora, se la curva non si abbassa, la curva con le procedure messe in opera di chiusura, di lockdown, si abbasserà, perché il mantenimento del distanziamento sociale porterà a un abbassamento della curva. Ma se anche non dovesse avvenire, ci fosse un ritardo, la campagna vaccinale continuerà lo stesso, sarà magari un po' più complicata perché se avessimo persone che sono in quarantena dal punto di vista logistico diventa difficile, okay. No? Devono uscire dalla quarantena. Aspetta, ecco, però la campagna vaccinale non si ferma. Di questo problema, ma qui diciamo voglio chiedere aiuto anche al professor Crepè, no? Noi cerchiamo di raccontare, di capire il più possibile di quello che andiamo a fare, quello che faremo nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Però diciamo, mi sembra, Crepè, che un punto sia sempre chiaro. Che in attesa del vaccino, ma anche quando il vaccino ci sarà, noi le regole che abbiamo imparato le dobbiamo continuare a rispettare. B, che tutti insieme dobbiamo provare a far abbassare questa benedetta curva, perché anche quando arriverà il vaccino, se poi io sono a casa col Covid, non è che posso andare in ambulatorio a vaccinarmi, ad esempio, e neanche la mia famiglia se siamo in isolamento. Quindi è complicato, cioè complico ancora di più una cosa che è una cosa complicata, vaccinarci tutti. Professor Crepè? Indubbiamente, ma io spero che... E tutto questo sia parte della nostra consapevolezza. Cioè facciamo tutto questo gran battaglio, chiedersi per il Natale. Ma quest'anno c'è una cosa più importante del Natale e dell'ultimo dell'anno, che è salvare vite umane. Se questo non è chiaro, mi chiedo che cos'è più chiaro. Perché dopo 70.000 morti, credo che sia chiaro a noi cosa vogliamo. E non è una cosa che è accaduta in tutte le parti del mondo con la stessa intensità, come ben sappiamo. Quindi c'è una priorità, salvare vite umane. Se ci va di mezzo il cenone dell'ultimo dell'anno, francamente... Facciamocene una ragione, dice Crepè. No. E poi spero che il 27 il primo ministro si faccia il vaccino primo tra gli italiani, perché ci vuole un esempio. Cioè dice che Conte si deve fare il vaccino? Certo, il Presidente della Repubblica e Presidente della Repubblica sarebbe anche nel range, diciamo, no, i primi dovrebbero essere gli operatori sanitari e l'RSA. Però simbolicamente lo potrebbe fare anche Mattarella. È una questione simbolica. Arrivo da Daniela, però scusi professore, mi è venuto un dubbio, no? A proposito della seconda infezione Covid. Allora, io mi infetto una prima volta, poi mi infetto una seconda volta. Lei ha detto non lo sappiamo perché succede, nel senso abbiamo fatto delle ipotesi. Siccome non è ancora chiaro, è inutile dirle queste ipotesi. Però io le chiedo, se può rispondere a questa mia domanda, tra le persone che si sono infettate per la seconda volta, ci sono persone anche che hanno avuto la malattia la prima volta in maniera grave? Cioè per capirci che erano finite in terapia intensiva? No. Non ci sono? No, ma questi poi sono operatori sanitari, quindi voglio dire, questi dati li stiamo comunque ancora raccogliendo, però non abbiamo situazioni di particolare gravità. E, ripeto, io preferisco parlare con i dati in mano, perché sparare poi da troppe ipotesi diventa più che utile. No, Daniele, che non so se anche tu hai avuto questa sensazione, però una cosa che ci sembrava di aver capito, dopodiché ha ragione il professor Baldanti a dire parliamo solo delle cose che conosciamo e di quelle di cui siamo sicuri, però diciamo una cosa che ci era sembrata di capire è che chi aveva avuto la malattia, chi aveva incontrato la malattia in forma violenta poi sviluppava anticorpi
diciamo che lo proteggevano di più, però insomma Baldanti ci dice: guardate, io non ve lo posso dire con sicurezza, mi pare, no? Prego, Daniela. No, questo degli quello degli anticorpi ha ragione. Ah, ecco. Su questo punto ha perfettamente ragione, sono proprio i nostri studi già pubblicati. Bene. Che chi ha avuto l'infezione grave ha sviluppato titoli anticorpali più elevati e sono poi quelli che sono principali. E quindi forse mi sono spiegata male, cioè io nella domanda prima, professor Baldanti, la domanda che io le facevo è: tra le persone che hanno avuto per la seconda volta il Covid, c'è anche qualcuno che la prima volta aveva avuto sintomi molto importanti da finire anche in terapia intensiva? Che la prima volta aveva avuto sintomi molto importanti? No. Ah, ecco, no, perché appunto questo quindi forse ci conferma che chi l'ha avuto la prima volta in maniera molto importante ha degli anticorpi che impediscono di contagiarsi una seconda volta, diciamo. Però questo l'ho detto, ripeto, io, non me l'ha detto lei. Non sì, no, l'ha detto, esatto, non facciamo un traslato. No, va bene, però diciamo ci facciamo un'idea, Daniela. Diretto, perché quello no, che conta, quello che conta, le dicevo, sono questi... queste cellule memoria che restano. Chiarissimo, chiarissimo. Daniela? Allora, io sono incantata intanto dalla storia delle cellule memoria che per noi che non siamo, diciamo, ippocratici, ci dico un sacco di cose, insomma, la memoria che alla fine resta di una trauma così grosso. E dall'altra anche dello stile del professore Baldan, che non è, diciamo, tutti i giorni. Io capisco che tu vai all'assalto per farti spiegare bene le cose. No, cerco di capire, no, figuriamoci, cerco di capire il più possibile. Io farei in maniera più sgangherata di tre, per cui insomma assolutamente, però possiamo dire che abbiamo di fronte uno scienziato che prima di fare ipotesi che tutto quello che sa ce lo dice, ma sulle ipotesi non sa avventura. Esatto, che molto affascinanti, sulle quali noi potremmo fare un ricamo per tutto il pomeriggio, invece ci sta tenendo a freno, questa è una cosa. Grazie a Daniela Preziosi per essere stata con noi, grazie al professor Baldanti. Noi rimaniamo con Paolo Crepè, che ritroviamo più avanti, sta arrivando il ministro. Grazie. Boccia, c'è già Boccia, è arrivato? Me lo date per buono? Lo ritroviamo dopo la pubblicità, che c'è una serie di domande. Bene, dopo la pubblicità. Eccoci qua di nuovo in studio, fatemi vedere se è arrivato il ministro Boccia, dov'è? Non lo vedo. Eccolo, ministro, ben trovato, evviva evviva. Come sta? Buon pomeriggio. Bene, lei come sta? Io sette bellezze, ministro. Come sa, non ci arrendiamo, diciamo. Il ministro Boccia, il ministro per gli affari regionali, per le autonomie. Senta, Boccia, ma quello che vedo alle sue spalle è il tavolo per le riunioni, adesso poco frequentato, suppongo, perché le fate tutte oramai in videoconferenza, no? Le riunioni con le regioni. Questo che vede alle mie spalle è il grande tavolo della conferenza Stato-Regioni, sì. Ed è un tavolo che deve contenere un tavolo importante. Tutte le regioni italiane, le rappresentanze dei comuni e delle province, quindi sì, è un tavolo importante che resiste a tutto e tutti. E a resiste proposito, ai governi, ma i rapporti quindi al momento come sono con le regioni? Il clima qual è? Buoni. Buono? Buoni, no, i rapporti con le regioni, se non fossero stati buoni non saremmo arrivati fin qui, perché quello che è successo in Italia, ma in tutti i grandi paesi del mondo, ha messo a dura prova la tenuta delle istituzioni e le relazioni tra le istituzioni centrali e quelle territoriali. È successo sia negli stati centralisti come la Francia e sia in quelli federali come la Germania, e io penso che l'Italia abbia tenuto e abbia tenuto bene, nonostante ci siano state discussioni anche aspre in alcuni momenti, però bisogna tener conto di un aspetto di cui avete dibattuto spesso, molte volte. L'organizzazione territoriale sanitaria è regionale, la conoscenza di quello che accade in un ospedale è patrimonio del territorio, le linee guida devono essere nazionali, a maggior ragione in caso di profilassi internazionale. Abbiamo dovuto costruire un rapporto nuovo
fatto di un lavoro comune in emergenza che non era mai stato fatto prima, ma è la stessa condizione in cui si sono trovati tutti. Questo tavolo è diventato il tavolo non di un parerificio, perché spesso la conferenza Stato-Regioni era un luogo che ratificava decisioni, ma un luogo di confronto istituzionale permanente. Ovviamente ci sono stati momenti molto duri. Quando e aspri, lei mi dice che ci sono stati momenti molto duri, mi viene in mente subito, diciamo, ma questo è un esempio che le avranno fatto già altrove. La Merkel da una parte, Conte dall'altra, il decreto e il lockdown deciso dalla Merkel e, diciamo, il nostro decreto Natale, che, come lo vogliamo chiamare, un po' il gioco dell'OESA, è stato un po' complicato, però alla fine ci siamo arrivati. Alessio, che succede? Hai citato presidenti di regione e province autonome. Questa è una dichiarazione del presidente altoatesino Compacer poco fa. Stiamo lavorando per definire regole precise per regolamentare l'afflusso delle persone nelle baite e nei rifugi e quindi anche aprire gli impianti di sci in sicurezza. E vabbè, e poi ovviamente ci sono anche alcune differenze, Boccia. No, le linee guida sono uguali in tutto il paese. Quando si allentano misure che indicano con rigore la strada per la sicurezza nazionale, non è possibile e scattano immediatamente le impugnative. Con il presidente Compacer ci confrontiamo sistematicamente, c'è un confronto costruttivo. Una cosa è restringere maggiormente, un'altra è allentare nella condizione in cui siamo. E quindi impugnate? Siccome la sicurezza sanitaria è responsabilità di tutti noi, no, non so di che cosa si stia parlando, tutti noi vogliamo aprire baite. Ha detto che apre le piste da sci, apre le baite. Che stanno lavorando per, sì, dopo il 7 di gennaio ovviamente, come asse temporale. Ma tutti però, sì. Stiamo... Ah, no, no, dopo il 7 di gennaio. Dopo il 7 di gennaio. No, dopo il 7... Dopo il 7 di gennaio ci saranno linee guida approvate dal Comitato Tecnico Scientifico. Devo dire che le regioni hanno fatto un ottimo lavoro e questo penso sia merito non solo del presidente Compacer, ma di tutti i presidenti dell'arco alpino e anche dei presidenti di regione che hanno gli Appennini, diciamo, con concentrazioni di attività turistiche invernali. Mi riferisco sia all'Appennino settentrionale, quello centrale e meridionale. Il lavoro che hanno fatto è molto buono. Ora il Comitato Tecnico Scientifico farà un'ulteriore valutazione. Dopo l'Epifania, ovviamente ci sarà la scadenza del DPCM che ora è in vigore e faremo una valutazione insieme. Se questo è il lavoro che si sta facendo, allora sta facendo bene, un lavoro corretto. Certo, perché se dopo il 7 è corretto e dentro le regole. Poi lei ci ricordava che ci sono regioni che hanno chiuso di più, penso alla mia Campania, diciamo, è chiaro che poi anche su quello ci sono delle differenze, ma le differenze possono essere solo restrittive, corretto, Boccia? Esatto, è corretto. E se mi posso permettere, guardi che la Germania, che lei ha citato, con i Länder ha avuto grossissimi problemi, ma tanti, ma molti più di quelli che abbiamo avuto noi con le regioni. Non ne parliamo in Italia perché ne parlano vabbè, in Germania. Io mi ricordo però quelle due ore, alla fine di quelle due ore, la decisione del lockdown e la comunicazione della Merkel, peraltro ne ha fatte tre in totale, noi siamo passati da un DPCM all'altro con una certa scioltezza, diciamo. Beh, noi abbiamo fatto un lockdown che non ha fatto nessun paese occidentale, certo, di otto settimane, quattro integrale totale all'inizio, e lì abbiamo messo in sicurezza le nostre reti sanitarie, perché molte delle attrezzature che oggi utilizziamo nelle terapie intensive e subintensive sono state acquistate, attivate e organizzate da marzo a maggio. E poi dopo io rivendico il fatto che abbiamo piegato la curva dei contagi, l'indice RT da 1,72 a 0,8 in un mese e mezzo scarso, evitando il lockdown nazionale. Cosa che i tedeschi hanno fatto. Cosa succede dopo Natale? Ora, e dopo Natale, se in questi giorni ognuno di noi sentirà addosso il senso civico del rispetto delle norme e se ognuno di noi farà tutti gli sforzi che siamo chiamati a fare, guardate, qui non è un problema di norme, è un problema di sforzo
ancora una volta di rispetto, diciamo, dell'altro, del prossimo, perché non mettersi la mascherina, infilarsi in un assembramento, anche qui nessuno, ho sentito delle polemiche surreali, consentite i negozi di essere aperti, non vi potete lamentare degli assembramenti, no, i negozi nei giorni in cui sono stati aperti e sono aperti e svolgono una certa attività, tra l'altro con linee guida molto rigorose all'interno, ma io se vado in una strada in cui ci sono 10.000 persone torno a casa se mi rendo conto ci sono 10.000 persone. Magari ci arrivo da un'altra strada, insomma, non è che devo stare per forza sul corso con 100.000 persone, questo è chiarissimo. No, ma guardate, questa cosa dipende molto da noi. Cosa succederà? Succederà che se manteniamo l'impegno al rigore e al rispetto delle norme, a gennaio iniziamo a muovere i primi passi nella campagna vaccinale, i primi vaccini partiranno il 27 dicembre, saranno quelli simbolici, e poi a gennaio dobbiamo reggere, inutile nasconderlo, gennaio, febbraio e marzo saranno ancora 3 mesi in cui dobbiamo camminare, provare a fare tutto quello che si può fare, ma ancora con regole molto rigide e in sicurezza. Sarà così? Chi è Ricciardi che ha detto che ci vogliono 2 mesi di lockdown? Sì, la sottosegretaria Zampa ha detto che si può riniziare coi colori dopo il 7. Con i vari colori. Walter Ricciardi, lockdown per 2 mesi. Ricciardi che non è un passante, perché è la figura di riferimento per il Ministro della Sanità, ha detto che a gennaio ci vorranno 2 mesi di lockdown, perché sennò non ne usciamo e anche la campagna vaccinale diventa complicata. Mi dica lei dove si colloca tra le zone, i colori e il lockdown? Lei lo sa che... guardi, io sono sempre stato molto rigoroso, perché l'impatto di questa pandemia sulle vite umane sotto gli occhi di tutti, quindi è evidente che più rigorosi siamo, più salviamo, più proteggiamo la salute e difendiamo le vite umane, soprattutto dei più fragili e dei più deboli, che sono gli anziani. I numeri del 2020 sono purtroppo numeri che faranno la storia in negativo sul numero di morti dal dopoguerra in poi, e questo deve far riflettere tutti. È evidente che il 2021 è l'anno dell'uscita da questo incubo, e il modo in cui saremo a gennaio dipenderà molto dai comportamenti di questi 15. Passando solo per le zone? Passando per chiusure territoriali che hanno funzionato. Le regioni che sono andate in rosso hanno dimezzato l'RT. Quindi conservando quel modello lì, lei dice. Area rossa hanno dimezzato... Quel modello funziona, certo, se, come è successo nel Regno Unito, va fuori controllo la curva, è inevitabile che per salvare vite umane devi essere ancora più rigoroso. Per il momento il sistema italiano ha funzionato e le reti sanitarie stanno tenendo bene, di questo dobbiamo essere soddisfatti. Allora, Boccia, le devo chiedere siccome risposte... gli operatori sanitari non sono Superman o Superwomen, noi alle donne e agli uomini che abbiamo negli ospedali dobbiamo aiutarli, non dobbiamo solo scaricargli il peso di un ulteriore sacrificio, perché poi non reggiamo. Ministro, siccome sono già 11 minuti che parliamo, io ho ancora 150 domande. Proviamo, io faccio domande velocissime, proviamo a rispondere veloci. Proviamo. Ultimo miglio della campagna vaccinale, perché il 2021 è un anno di una sfida straordinaria che noi non abbiamo mai fatto in questi termini, ed è l'anno della sfida con il vaccino anti-Covid. L'ultimo miglio è affidato alle regioni. Allora io le chiedo, intanto, il fatto che sia affidato alle regioni è necessità, è una buona cosa, è l'unica cosa possibile, ma sarebbe stato meglio diversamente? È la cosa giusta da fare, perché le regioni conoscono i territori e conoscono gli angoli di ogni ospedale, di ogni territorio. Però dire che è affidato solo alle regioni è parzialmente vero. In realtà c'è un'operazione logistica senza precedenti, fatta dallo Stato, fatta dall'Ufficio del Commissario per l'Emergenza e fatta con le Forze Armate. Senza esercito le garantisco che non ce la faremmo. E tutto questo insieme ci consente di dire che questa campagna vaccinale è una sfida senza precedenti che vinciamo tutti insieme. L'ultimo miglio
È necessario che venga raccordato alle regioni, come è giusto che sia? Allora, posto che ovviamente tutti noi ci auguriamo che tutto vada per il meglio, ne va della nostra salute, quindi immaginiamoci se possiamo fare il tifo per il contrario. Però siccome abbiamo visto che l'Italia è il paese delle tante regioni, non tutte le regioni sono uguali anche quanto ad efficienza. Se una riunione va in difficoltà, interviene lo Stato centrale? Se una regione, chiedo scusa, va in difficoltà, come si fa? Interviene il commissario Arcuri? È sempre successo da quando è scattata purtroppo la pandemia. Da quando c'è l'emergenza sanitaria è sempre successo. È successo con le mascherine, è successo con i ventilatori. Okay. È successo, e lei mi può assicurare con, in alcuni diciamo, casi, onestà con intellettuale? I tamponi, e succederà ancora. Bene. Lei mi può assicurare però che non succede una cosa che invece spesso è successa, cioè che ad un certo punto se una cosa non funziona parte lo scaricabarile? Cioè chi è responsabile del piano vaccinale? Sul fatto che non parta lo scaricabarile non glielo posso assicurare perché lei è italiana quanto sono io no, è molto tipico. Quello che posso garantirle è che io tornerò da lei e mi assumerò le responsabilità e la responsabilità di dirle cosa non ha funzionato. C'è il piano vaccinale, la responsabilità è in capo all'ufficio del commissario e quindi al governo, non è nemmeno giusto scaricarla sul commissario di governo. Se il commissario va bene, è stato bravo lui con i suoi uffici. Se qualcosa non funziona, la responsabilità è nostra, è del governo, perché siamo noi che ne rispondiamo. Le regioni hanno fatto un percorso con noi, hanno fatto un ottimo lavoro, abbiamo approvato insieme un piano, perché il piano vaccini è passato qui su questo tavolo, a proposito di tavolone della Stato-Regioni, e io penso che debba essere rispettato. Se non dovesse essere rispettato, le garantisco che torno da lei e le dico che ha sbagliato. Poi, se qualcuno farà lo scaricabarile... questo non posso, non posso. Non mi può assicurare che non accadrà. Garantirle. Senta, che non lo facciano. Ministro, ma allora abbiamo parlato nell'ordine. Abbiamo parlato nell'ordine della responsabilità di ciascun cittadino rispetto alla pandemia. Abbiamo parlato di quale prezzo stiamo pagando e abbiamo pagato, dei provvedimenti che sono stati presi. Abbiamo parlato del piano vaccinale. Mentre parliamo di tutto questo, quindi seconda ondata, forse la terza, come ci difenderemo, il vaccino che arriva, oggi è ancora come ieri giornata di incontri, di vertici con Conte, tra Conte e le delegazioni dei partiti di maggioranza, perché è in corso una simpatica crisi di governo. Che uno legge una notizia così, in fila, messa in fila con tutte quelle precedenti, e dice non stanno bene, dalle mie parti si dice non stanno bene. Non state bene? Chiedo. Sempre anche perché io mie... e lei ci parliamo in maniera diretta, diciamo. No, ma anche dalle mie parti dicono... Pure dalle sue parti, bene. Dicono così, sono due parti confinanti, esatto. La mia e la sua. E ma lei come risponde a quelli che le fanno questa domanda? Che hanno ragione quelli che dicono che non stanno bene, quelli che parlano di crisi. Anche perché parlare di crisi in piena pandemia è una cosa che si commenta da sola. E parlare di merito e di contenuti è giusto. E quando c'è un tema, quel tema lo si affronta, ma si entra nel merito di quel tema. Come è stato fatto ieri? Io ieri ho partecipato con tutta la delegazione del Partito Democratico, al confronto sul Recovery Fund. Devo dire un confronto molto molto proficuo, nel senso che è apparso molto chiaro a tutti che la cornice prevede all'interno non solo i numeri, no? I 209 miliardi e come si dividono tra i vari comparti, i vari settori, e i progetti, e poi la governance. Discutere solo di governance è una cosa sbagliata. Oh, ma quindi per chi ha fatto bene Renzi? E chi fa che cosa? Però allora ha fatto bene Renzi a porre la questione? No, perché questi temi erano temi che noi avevamo capito, anche perché i protagonisti di questo lavoro, devo dire un lavoro importante, il quale noi dovremmo ringraziarli ogni giorno, sono stati con il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Economia Gualtieri e il Ministro Amendola degli Affari Europei, che hanno fatto un lavoro complicatissimo
intenso, che ha portato però a un negoziato di successo, perché l'Italia è il paese che porta a casa la maggior quantità di risorse, 209 miliardi. No, quello ora mi è chiaro. Ora si tratta di adottare quelle linee guida, e quelle linee guida andranno in Parlamento, e quando andranno in Parlamento ci sarà tutto il tempo per il confronto con le parti sociali, che il PD farà con la storia del PD, le antenne del PD, i rapporti però del PD. Chiedo, non è detto che in Parlamento lo stesso task force, PD, dopo il confronto con le parti sociali, non possa fare nuovi... No, sì. però Boccia, diciamo, proviamo a chiarire le questioni. No? C'è una questione di metodo e una questione di merito. Renzi è entrato su tutte e due le questioni, no? Perché è entrato sui soldi che ci sono nel recovery fund e ha detto che non andava bene quella distribuzione. Penso ad esempio ai 9 miliardi sulla sanità, che francamente hanno stupito anche noi. Anche i 9 miliardi. No, però no, mi faccio. No, mi scusi se le interrompo. No, prego. Anche qui, prima di porre le questioni, non lei ovviamente, perché lei così l'ha sentita, così giustamente me la sta dicendo. Sarebbe stato sufficiente approfondire il recovery fund, e le garantisco che non sono apparsi all'improvviso gli altri 5 miliardi e mezzo, per scoprire che in realtà erano 15 miliardi per la sanità, anziché sparare a caso la cifra di 9 miliardi. Sì. Quando si è in buona fede, ci si confronta, si legge insieme il quadro, si dice magari al ministro di turno, in questo caso Amendola, bravo Enzo, hai fatto un grande lavoro... Guarda, e invece Renzi non è in buona fede? No, non lo so. Non mi faccia domande su Renzi. Ma lei ha detto di quando si è in buona fede anno. Si chiede. Siccome lui è andato in Senato a dire che erano 9 miliardi. Perché io sono in buona miliardi. Fede, anch'io... Guardi, anch'io ho letto ad un certo punto 9 miliardi e mi sono detto, ma vuoi vedere che hai sbagliato? Poi ho guardato i dettagli e sono 15 miliardi per la sanità, per la salute. E mi si può dire, guarda, sono ancora pochi 15. Sì, anche perché l'ha detto 20, pure 25, Speranza, 30, che è il ministro competente, che sono pochi, No, io penso che finalmente la sanità italiana e la scuola, perché mi faccio aggiungere la scuola, sono due diritti universali che non conosceranno più l'umiliazione di essere compressi da vincoli di bilancio, e questo lo ha capito anche l'Europa, e lo ha capito l'Europa grazie al lavoro che l'Italia ha fatto, e l'ha fatto con il Presidente del Consiglio, e devo dire con un lavoro eccezionale fatto proprio da Amendola, Gualtieri e dagli altri ministri che hanno fatto quel negoziato. Noi dovremmo essere orgogliosi di questo e magari pretendere da noi stessi di più su questi temi, anziché far balenare l'ipotesi di una crisi che forse non c'è, ma forse c'è, di un ultimatum che diventa penultimatum, con liturgie che, mi creda, io passando le mie giornate o su questo tavolo in giro per il paese le trovo surreali, ma che non interessano a nessuno e secondo me allontanano anche gli italiani dalla politica. Ma perché secondo lei accade questo? Che vuole Renzi? Ma guardi, questo lo deve chiedere a Renzi. Io penso che noi debba lavorare. No, ma non sono in grado davvero di risponderle. Non ho gli strumenti, guardi, mi creda, ho strumenti modesti per capire cosa vuole Renzi. Le devo fare un'ultima domanda però, perché prima ragionavamo delle richieste fatte da Renzi. Lei ha detto ci sono modi e modi, si va, si discute nel merito ed è esattamente quello che stiamo facendo e che faremo. Però ad un certo punto è apparso evidente a molti, poi adesso lei mi dirà se è così anche per lei, che la questione della task force, di questa cabina di regia, insomma, era uscita quell'intervista in cui Conte aveva dato tutta la descrizione di come doveva essere, i tre ministri e poi tutti i manager e poi sotto i manager una serie di esperti di vari settori, eccetera, eccetera, una squadra bella, un gruppo bello nutrito. E era sembrato insomma che Conte in qualche modo stesse facendo una prova muscolare, che avesse fatto, come posso dire, avesse un po' forzato la mano, e Renzi in qualche maniera lo ha costretto a tornare indietro. La task force non c'è più, oggi a Bellanova esce dall'incontro e dice beh, più task force, come si fa con i bambini, non c'è più. Quindi in qualche modo Renzi un obiettivo lo raggiunge, e forse quella task force non piaceva neanche a voi. Ma guardi, io quando faccio una riunione dentro il governo non mi preoccupo di
che cosa farà l'ufficio che in quel momento temporaneamente rappresento, perché non sarebbe né giusto né corretto, non sarebbe la visione giusta, ma mi chiedo se quelle cose che stiamo decidendo sono utili al Paese oppure no. I progetti che finiscono attraverso la task force o attraverso un gruppo di lavoro, un gruppo di tecnici sul tavolo del Consiglio dei Ministri, per intenderci, poi finiscono per esempio su questo tavolo, perché finiscono in conferenza unificata, in conferenza Stato-Regione. Quindi il problema non c'era. Ci sono una serie di passaggi che il nostro sistema democratico, ma non c'è mai stato il problema dell'uomo solo al comando, perché la nostra democrazia per fortuna è un po' più matura della classe politica. E allora però le chiedo a chiudere, Boccia, ma allora quando la Bellanova dice che la task force non c'è più, ha ragione, non ci sarà più? Facciamolo capire a chi ci segue a casa. Ci sarà o non ci sarà quella task force di cui avevamo sentito parlare? Perché se il problema non si pone, allora può rimanere. Guardi, Conte la può tenere. Era marginale allora, quando ne abbiamo parlato, perché per me era un gruppo di lavoro come altri. È marginale oggi se non c'è più. Io ieri ho fatto una riunione molto seria sulle risorse europee che abbiamo ottenuto e su come le spendiamo, non su chi gestisce il potere, di cui non me ne frega nulla. No, ho capito che non gliene importa nulla, però mi chiedevo se ci sarà o non ci sarà. Irritato. No, ma sa per, sa perché non mi interessa? Perché mi fido di questi tavoli qui, e mi fido non perché oggi ci sono io, perché chi verrà dopo di me e quelli che verranno dopo di me, attraverso questi tavoli fanno sì che venga rispettata la regola democratica. Non è importante il manager o il tre manager. No, ma non è chiara la sua posizione, però io facevo una domanda facile. No, a me è chiara la sua posizione. Lei dice io mi fido e mi fido del fatto che poi le cose devono arrivare sui tavoli e di quello discutiamo. Benissimo. Però lei è stato ieri da Conte con la delegazione del PD. Ve la sarete fatto una domanda? Ci sarà o non ci sarà la task force? Vorrei sapere la risposta. Ci sarà o non ci sarà? Mi creda, ora sento dalla Bellanova questa notizia, io non ho l'ossessione della task force, noi abbiamo discusso di progetti ieri, di contenuti. Quindi non ne avete parlato se e quindi non me lo sapete. Non c'è, per me è irrilevante. Uguale, perfetto. Siccome il PD è una grande forza politica, mi permette di dire che il PD è una grande forza politica, presente da Aosta a Lampedusa, mi permetta questa metafora, cioè dalla Valle d'Aosta, dalle Alpi, dall'Arco Alpino fino alle isole nel Mediterraneo, e dobbiamo occuparci del bene del Paese, non di singole questioni legate a storie politiche. Sì, pure Renzi ha detto quindi che come si chiama, Conte deve dare risposte non all'Italia Viva ma all'Italia. Quindi diciamo in questo avete detto una cosa simile, non so quanto le fa piacere. Alessio? Innanzitutto questa è la dichiarazione della ministra dell'Agricoltura Bellanova, la task force non c'è più, Conte ne ha preso atto, questo è Corriere.it adesso. E poi faccio vedere l'apertura dei siti, siamo sull'Ansa, italiani bloccati a Londra, si studia il piano per il rientro, siamo dalle parti della variante inglese del coronavirus. Pare, magari il ministro ce lo potrà confermare, che potranno rientrare soltanto i residenti e chi si trova in condizione di necessità e urgenza, con una procedura che prevede un doppio tampone e una quarantena di 14 giorni. Sono indiscrezioni. Ministro, però capisco che non è il suo ministero, però magari insomma qualche notizia in più ce la sa dare? No, ci stiamo organizzando e la strada potrebbe essere proprio questa. Tutti i residenti possono tornare, questo è evidente. Ovviamente per tornare devono tornare in sicurezza e il Ministero della Salute e la Farnesina stanno cercando di capire come organizzare. È una questione di ore, di giorni o di settimane, Ministro? No, no, è una questione di ore, è giusto che tutti abbiano una risposta in tempo reale. Questa mi pare non una c'è solo chi vive a Londra, importante. Ma c'è anche chi era andato, chi c'era andato per lavoro e deve essere messo in una condizione di tornare. Ministro, è sempre un piacere, passi un buon Natale. Grazie per essere stato con noi. Grazie. Andiamo in pubblicità, ci vediamo tra pochissimo. Grazie, buon Natale. Grazie, grazie.
Eccoci qua di nuovo in studio. Allora, è rimasto con noi Paolo Crepè, per questo lo ringrazio. Riapritemelo che lo voglio rivedere. Ci ha raggiunto Giacomo Papi, autore di Epidemia, un libro che parecchio ci dice sui tempi che stiamo vivendo. Ben trovato, Papi. Buonasera. E poi in studio è tornato a trovarci il professor Morrone, che è parte della famiglia di Tagadà. Io penso che faremo il Natale insieme, perché ormai siamo quasi congiunti, quindi noi ce lo possiamo consentire. Ben arrivato, professore. Il numero per parlare col professore, anche se già, guarda, te l'ho detto. Nomi, cognomi, numeri. C'è la fila come in pizzeria a Ferragosto. È così. 06 01 90 80 96 per le telefonate, hashtag per Twitter, all'esperto chiedo. Allora, prima di aprire le telefonate ai nostri spettatori, le faccio vedere, professor Morrone, la storia di un signore che è un giovanotto di 93 anni e che a 93 anni deve fare un'ecografia, ma per fare l'ecografia deve prendere un aereo. Perché deve prendere un aereo? Perché più o meno deve andare a 500 chilometri di distanza. Aspetti che le faccio vedere. Sicilia. A Lampedusa te viene a portare. Ti dovevano portare a Lampedusa. A Lampedusa. Lontano. Devi prendere l'aereo. Non ci vuole andare. Questa è Petralia Sottana, un piccolo comune in provincia di Palermo. Lì invece è Pierpaolo, che insieme al nonno Giuseppe ha una storia da raccontare. 20 giorni fa mio nonno ha riscontrato dei dolori addominali, al che siamo andati dal nostro medico curante a fare questa visita, che gli ha prescritto una ecografia di priorità B, ovvero entro 10 giorni, e essendo andati proprio qui all'ospedale di Petralia Sottana, ci è stato detto di andare nell'ospedale che risultava avere la disponibilità in quel momento, ovvero Lampedusa, piuttosto che negli ospedali limitrofi come Termini, Palermo o lo stesso Petralia Sottana. Quindi il signor Giuseppe, per arrivare a Lampedusa, dovrebbe prima viaggiare in auto alla volta di Palermo e, giunti a destinazione, prendere un aereo. Il totale dei chilometri? Quasi 500. Siamo rimasti, io e la mia famiglia, esterefatti del fatto che una persona anziana di 96 anni dovesse prendere l'aereo, un aliscafo, per andare sino a Lampedusa. Al che, essendo l'unica soluzione disponibile, abbiamo accettato. Questo è il documento che dimostra che il 18 dicembre il signor Giuseppe doveva recarsi a Lampedusa per eseguire la visita specialistica. Abbiamo deciso di non partire più per Lampedusa per varie vicissitudini, non solo per il fatto che stesse male, ma anche a causa del Covid, chiaramente, e perché ha il pacemaker. Nel frattempo, l'ASP di Palermo, attraverso una nota, ci fa sapere che la direzione aziendale ha avviato un'indagine interna per verificare quanto accaduto. Ma lei quanti anni ha? Quanti anni c'ha? Quanti anni hai? 93. Ed è il più grande di Petralia. È grande lei. Allora, professor Crepè, intanto le chiedo, a parte gli accertamenti sulla vicenda che l'azienda sanitaria ci ha detto che farà, che effetto le fa il racconto di questa storia? Perché poi noi tutti i giorni parliamo di Covid, dopodiché diciamo che intanto le altre patologie, le difficoltà e anche le difficoltà che si sono accentuate per via del Covid, e poi mettono in discussione anche potersi curare, no? In maniera adeguata. Sì, beh, certo, e curarsi credo che sia il diritto fondamentale, quindi ecco che per ritornare anche a una questione di mero denaro, 9 miliardi, 15 miliardi o 36 miliardi, non sono proprio la stessa identica cosa, no. Si possono fare perse, però se ci sono tanti soldi e c'è questa organizzazione, temo il peggio, perché i soldi fanno la quellina in bocca a tante persone, quindi non lo so se poi ci sono interessi contrastanti con il diritto individuale alla salute, non so se mi sono spiegato. È chiarissimo, quindi, come no. Tanti auguri
Aspetti, mi sta chiedendo Alessio di intervenire. Che succede, Alessio? È arrivato il via libera anche dall'AIFA, dall'Agenzia Italiana del Farmaco. Ma è vero, perché doveva esserci la diretta alle 16.30. Sì, forse siamo Sappino. Pronti, esatto, col presidente, il professor Palù e il direttore e generale dell'Agenzia del Farmaco, Nicola Magrini, collegamento. È andato il via libera, ecco. Ed è importante aggiungere che non ha controindicazioni assolute. Di questo si è discusso molto nelle settimane passate e devo dire che EMA ha fatto un eccellente lavoro riportando alcune cautele o motivi di attenzione a una normale, routinaria, per questo non meno importante, ben nota attività vaccinale. Allora, rientriamo in studio. Professor Morrone, approfitto della sua presenza. Ieri è arrivato l'ok dell'EMA e sapevamo che oggi doveva arrivare l'ok dell'AIFA, che è una, sorta di ratifica, no? Certo, di quello esatto. Che è lo studio dell'EMA che veniva appunto citato. A questo punto sappiamo che può partire il piano delle vaccinazioni. Nel frattempo, gentilmente, ci è arrivata la notizia della variante inglese. Peraltro oggi avevamo un ricercatore che su questa variante ha già lavorato e che ci diceva che la prima volta l'avevano osservata in Australia. È vero. Quindi in realtà poi noi la chiamiamo inglese questa variante, ma magari è la variante australiana, poi lo scopriremo nel tempo. Lei è entrato in studio oggi e mi ha fatto vedere questo foglio qui, lo faccio vedere alle telecamere. Mi aiuta a spiegare a casa di cosa si tratta? E questo è proprio lo studio che è uscito ieri sul New England Journal, che decide che effettivamente hanno fatto una prova nei topi iniettando questa variante, in vitro ovviamente, il vaccino funziona. Quindi questa è una buona notizia, perché è probabile che funzioni quindi a maggior ragione anche in vivo, cioè funzioni direttamente anche sulle persone che si vaccineranno. Questa è una buona notizia perché probabilmente questa variante determinerebbe una maggiore contagiosità, esatto, però non né una maggiore letalità né anche una resistenza ai vaccini che sono già entrati in commercio, i due vaccini, quello di Pfizer-BioNTech e quello di Moderna. Questa è una buona notizia, questo è proprio l'esperimento concreto che hanno fatto i colleghi inglesi, tra l'altro facendo una comparazione sulla variante della SARS, della vecchia SARS, sì. Che poi l'aveva portato all'eliminazione, per cui queste varianti, queste mutazioni che avvengono, potrebbe sempre essercene una che distrugga il virus in un certo senso. Però è interessante perché si è dimostrato che il vaccino in questi soggetti, questi topini che sono stati infettati con questa variante, è efficace. Allora, Papi, no, mi sembrava una cosa assai interessante, anche perché siamo tutti qui che aspettiamo e aspetteremo il nostro turno per vaccinarsi. Non so, Papi, com'è messo, quanto lo aspetta con ansia il vaccino. Noi qui in questo studio moltissimo. Alessio Orsinger li vuole fare tutti. Tutti, cioè non uno sì, insieme, uno no. Se lui possibile. Vuole fare tutti e subito, se è possibile. Anche io. Però diciamo che poi arriva un allarme, quello che arriva dall'Inghilterra, e un po' uno si agita, per cui abbiamo provato a fare chiarezza in questo studio su quali rischi effettivamente ci sono e quali invece sono i rischi che non corriamo e dunque che non ci devono preoccupare. Dopodiché voglio provare a fare un passo indietro, perché adesso arriva il vaccino, nel frattempo ci sono le feste di Natale, no? E come sappiamo, vuoi fare il Natale senza DPCM? Giammai! Nel libro di Papi, la questione del DPCM, si vede che a lui è piaciuta moltissimo. Com'è che si chiama il titolo del DPCM L'hashtag di Papi? Io mi tappo in casa di nuovo. Io mi tappo in casa di nuovo, che è quasi una specie di desiderio col quale uno va a dormire la sera. Le regole del nuovo decreto tutte chiare, no Papi? Chiare. Che di più non si può. Non sono chiare come non erano chiare quelle dei decreti precedenti, ma è anche difficile essere chiari con una cosa che cambia così velocemente. Prima lei diceva che la variante inglese prima era in Australia, la spagnola, che è l'influenza del 1919, è stata chiamata parmigiana, francese. Nel senso, dobbiamo abituarci all'idea che il virus viaggi più veloce di noi. Detto questo, quello che mi fa impressione dei vari DPCM, ma anche delle risposte del ministro Boccia prima, è la confusione, cioè come questa epidemia possa dimostrare in qualche modo l'impotenza del potere che brancola, a parte la Merkel, nel buio,
e contemporaneamente faccia da lente rispetto a cose che esistevano già prima, come la situazione del signore siciliano, esatto, che avete fatto vedere. È come se ci avesse fatto vedere tutta una serie di cose che erano già nella società, per esempio la divisione fra chi può lavorare da casa e chi invece deve uscire, lo scontro fra giovani e anziani, il fatto che i rider oggi hanno una funzione sociale molto più importante di quella che avevano prima, non solo per l'epidemia, anche insomma con l'e-commerce e internet. Cioè l'epidemia in qualche modo funziona da lente per farci vedere quello che stiamo diventando e che eravamo diventati già prima. Ecco, nel libro mi sono un po', insomma, ho cercato di capire che cosa ha messo in luce di noi quello che stiamo vivendo. Ed è inevitabilmente un racconto amaro, ma anche divertente, devo dire. In tutte le cose ci sono due lati. Io credo molto che l'umorismo sia una chiave anche di comprensione del presente. No, ma anche perché quando stai chiuso in casa, prima, se non conservi un po' di ironia, diciamo, dai le capocciate al muro, dicono a Roma. E allora facciamo una cosa, c'è Donatella che aspetta di parlare col professor Morrone, apriamo la telefonata. Donatella chiama da Milano, buon pomeriggio. Pronto? Eccoci. Buon pomeriggio. Dunque, volevo una chiarificazione sulla vaccinazione del pneumococco, perché io e mio marito abbiamo fatto la vaccinazione antinfluenzale. La nostra dottoressa di base ci ha detto che però per il pneumococco ne aveva pochi, per cui li avrebbe fatti agli ottantenni, eccetera. Io e mio marito abbiamo 67-69 anni. Ci ha mandato, ci ha rimandato al centro vaccinazioni della nostra città. Il responsabile mi ha risposto che avrebbero fatto le vaccinazioni quest'anno solo per i nati nel 55 e 54. Io e mio marito siamo del 53 e del 51, quindi non rientriamo in questa categoria. Tutti quelli più giovani del 54-55 e i più vecchi dovevano avere o delle patologie riferite alla polmonite, altrimenti avrebbero dovuto farselo privatamente. Io e mio marito ci siamo informati, in farmacia il vaccino costa sulle 90-100 euro, però non ce l'hanno. Allora abbiamo cercato anche altri centri di vaccinazione, ma non riusciamo a fare la vaccinazione per pneumococco. Adesso tutti gli immunologi, tutti, molti immunologi, molti virologi, e vari medici che avete ospitato consigliavano di farla. Sì, sì, come questo si è vero. Fa? Come si fa se non c'è? È una bella testimonianza questa di Donatella, che ci dice appunto, e poi pure noi, professore, ma io mi sono trovata nella stessa difficoltà anche col vaccino antinfluenzale. Cioè ero qui che dicevo importante, quest'anno è importante, e poi diciamo abbiamo raccontato, abbiamo avuto tante testimonianze di persone che non hanno avuto l'accesso al vaccino antinfluenzale, quindi diciamo la denuncia di Donatella è una denuncia che è anche, si può anche estendere in alcune regioni al vaccino antinfluenzale. Prego, professore. Ha fatto bene a raccontarla questa storia, perché dimostra che dinanzi poi alla volontà di far vaccinare le persone, l'antipneumococcico è un vaccino importante, poi ci sono le difficoltà di gestione del Servizio Sanitario Nazionale, che ti costringe in alcuni casi ad andare privatamente. Questo non è giusto. Però do un consiglio alla signora. No, ma uno vorrebbe anche andare, Donatella. No, ma c'è difficoltà perché in farmacia neanche si trova. In farmacia non lo trovo, quindi come faccio? Meccanismo kafkiano, come il paziente deve andare a 500 km di distanza per fare un'ecografia, sì, a 95 anni. Io do un consiglio molto pratico, signora. Scriva al direttore generale della ASL su cui territorio lei vive. Al direttore generale della ASL, che è responsabile di tutta questa situazione, sicuramente non saprà come accade questa cosa, però io ho notato che scrivere al presidente della regione e scrivere al direttore generale funziona perché leggono, qualcuno Morrone, gliela fa leggere. Dammi retta, Alessio, vedi ottimista. Se sei d'accordo con me. Secondo me Morrone dice così perché lui risponde. Io leggo, perché io leggevo. Lui legge e risponde, però le voglio dire, professore, non funziona che lei così. È un caso abbastanza raro.
da direttore generale mi arrivavano le mail e io le leggevo. È un caso piuttosto raro, però Donatella, ci provi, magari trovo un morrone, l'equivalente di un professor Morrone. Allora, mi dite se siamo pronti con un'altra telefonata? Sì. Ci siamo, sì, Elisa? Ci siamo. Che chiama da Verbania, vediamo se ci ho preso. Elisa? Pronto? Eccoci, buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Senta, volevo sapere se ci sono... Buon pomeriggio. Volevo sapere se ci sono delle patologie particolari per cui è sconsigliato il vaccino anti-Covid. Le faccio l'esempio di mio papà, che ha 92 anni e ha le piastrine un po' basse. Da 6 anni a questa parte soffre di questa patologia. Tant'è che ci hanno sconsigliato di fare il vaccino anti-influenzale perché è un po' a rischio. Quindi e allora lei dice che le piastrine basse e il vaccino anti-Covid vanno d'accordo oppure no? Brava, bravissima. Sentiamo il professor teoria, Morrone. Teoria, grazie Elisa. Grazie. In teoria potrebbe andare d'accordo, dipende il tipo di danno che c'è alle piastrine. Che se è un danno molto eclatante, no, non si può fare. Però anche, voglio dare un consiglio a tutte le persone di rivolgersi al proprio medico di famiglia per dire se le patologie pregresse, cioè che io ho, che io vivo, sono compatibili con una vaccinazione. Perché noi diciamo che la vaccinazione sostanzialmente solo in pochi casi ha delle controindicazioni nette. Però va visto caso per caso, persona per persona. Io consiglio quindi, a tutti di chiedere. Quindi è assai importante rivolgersi al proprio medico di famiglia, che ci conosce, esatto, quindi ci esatto. sa consigliare. Però anche, da quello che ho capito, ritenere, partire dal presupposto, che questa di vaccinazione non è così diversa dalle altre. Esatto. Quindi non se in assoluto posso vaccinarmi, posso vaccinarmi anche per il Covid. Esatto, è esatto. così. Che sta diciamo, succedendo? Il ministro Amendola, vediamo. Sì. Febbraio si possono già presentare i piani, questo dipende ovviamente dal cronoprogramma che decide la commissione. Noi siamo sintonizzati. Si sente malissimo l'audio, rientriamo in studio. Professor Crepè, allora io ho ancora pochi minuti, però ci tengo moltissimo a farle vedere una cosa, perché lei lo sa, noi in questa trasmissione proviamo spesso a raccontare anche pezzi di paese che mediamente non sono così raccontati, no? Chi ha particolari disagi e in questo momento deve fare i conti pure col Covid e con l'isolamento e col distanziamento. E il Natale, che sarà un Natale diverso per tutti noi, lo sarà ancora di più e in un modo tutto particolare nelle carceri. Ve lo faccio vedere. Ho avuto 3 anni di pena e ho fatto 11 mesi di carcere. Adesso c'è l'obbligo di firma e non posso uscire dal mio paese. Posso venire solo qui a fare questo volontariato. Abbiamo fatto l'albero, diciamo, perché in questi momenti difficili è un segnale di speranza, di fiducia. L'ho fatto i Beni Natali, questo è il primo anno che... Siccome c'è il Covid in mezzo, però a me non cambia niente. È stato molto più bello adesso, questo Natale qua. Sono 2 mesi che ho finito scontato fino all'ultimo giorno la mia pena. Avevo perso famiglia, casa, lavoro, avevo perso tutto. Sono solo Natali tristi in questi 6 anni. Invece questo sarà il più bello perché posso gridare proprio che sono libero. Sono stato in carcere e mi sentivo un rifiuto umano. E invece non è così. Mi posso ancora rimettere in gioco. Faccio degli incubi di notte per la paura che mi posso trovare un'altra volta nel carcere. Ho fatto circa 5 anni e mezzo. Il periodo Covid l'ho vissuto come un'ulteriore restrizione, come se qualcuno mi dicesse ancora una volta non sei ancora libero. Pensavo che tutto il mondo stava contro di me, e invece iniziando il progetto ho capito che le cose non stanno così.
anche quando stavo in carcere. Eravamo 7-8 di noi. Mi piace anche inventare le cose nuove quando mi metto a cucinare. Questa è una grande famiglia per me, la seconda famiglia mia. Quello che abbiamo fatto, abbiamo costruito. È stato bellissimo per me. Noi siamo ancora in onda domani, però io voglio approfittarne per fare gli auguri a tutti quelli che il Natale lo passeranno in una condizione di mancanza di libertà, cioè a tutti quelli che sono in carcere, e a queste persone che la libertà l'hanno ritrovata e hanno paura, no? Quasi che sia soltanto un sogno, adesso mi sveglio e sono di nuovo in carcere. Crepè. Ma stiamo parlando di speranza. Sant'Agostino diceva che la speranza ha due splendidi figli, l'indignazione e il coraggio, e vanno assieme tutte e due, quindi bisogna indignarci per le cose che non ci piacciono, urlare la nostra indignazione e avere il coraggio di cambiare ciò che non ci piace. Le due cose, una delle due non va bene. Saluto e ringrazio Paolo Crepè, saluto e ringrazio il professor Aldo Morrone, saluto e ringrazio Giacomo Papi, scrittore e giornalista. Vi ricordo, Epidemia, se volete divertirvi e riflettere, è un buono strumento. Noi ci vediamo domani, arrivederci.